escuchan ahora. Buenos días a todos y todas. Les decía que es un placer recibirlos y recibirles en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, tanto a los presentes como a los compañeros y compañeras que nos siguen a través del canal de YouTube del centro en el día de hoy, para que se desarrolle el seminario de investigación histórico-educativa Connecting History of Education, que nace de un proyecto de investigación del Ministerio de Investigación, que está dirigido por el profesor Andrés Payá y por el profesor José Luis Hernández Huerta, que por motivos sobrevenidos no nos ha podido acompañar. Es un placer recibir a colegas de universidades italianas que participan en el proyecto. Mi nombre es Santiago Bengual y soy el director del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación, y pues es un placer, ¿no?, inaugurar esta jornada que se enmarca dentro del trabajo que se está desarrollando dentro del proyecto Connecting, un proyecto de investigación que es inédito en tanto en cuanto intenta trazar un mapa científico de las contribuciones de las revistas y de la literatura científica en la historia de la educación al contexto y al conocimiento histórico-pedagógico. Y les decía que es un trabajo inédito porque a través de las fuentes la ciencia descubre cuál es el papel que la historia de la educación ha tenido en el devenir de las ciencias de la educación, y por tanto pues aporta una visión que creemos que es sustancial en cuanto al descubrimiento de redes de internacionalización del conocimiento pedagógico a través del estudio de cómo se ha construido la historia de nuestra disciplina y nuestra área, ¿no? Una área que es esencial y fundamental en la formación de los profesionales de la educación, en tanto en cuanto no es posible comprender el hecho pedagógico sin comprender cuál es su historia y cuál ha sido la contribución de la historia de la educación. Y por tanto felicito al doctor Andrés Payá como IP de esta universidad y también al doctor José Luis Hernández Huerta por esta apuesta en este proyecto de investigación que ya está dando sus frutos y que, entre otro de sus resultados, como veremos en el día de hoy, pues es la construcción de una base de datos, de un producto a los cuales los investigadores pueden acudir en busca de literatura especializada en nuestra área de conocimiento, ¿no? Tan importante y tan esencial en un contexto donde dos grandes productos pues parece que impregnan, ¿no?, toda nuestra vida académica, y la necesidad de contar con fuentes específicas a las que el historiador de la educación puede acudir, no solo para aprender, sino también para estudiar. Por mi parte, le reitero la bienvenida a esta casa, que es su casa, esperando que sea un día fructífero de trabajo, es un día largo. En la primera parte tenemos el seminario, en la segunda parte pues tendremos las sesiones de trabajo internas de los miembros del proyecto, con el ánimo pues de continuar avanzando en los resultados en este ecuador de proyecto, pues en el cual ya, como comentarán los compañeros, ya ha habido un recorrido tanto en la consecución del proyecto como también en los productos académicos que se han generado, artículos, capítulos de libro, etcétera, etcétera. Un placer, bienvenidos a Valencia, con buen tiempo, esperemos que no llueva, y le doy la palabra al profesor Andrés Payá. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, buongiorno, benvenuti. Como ha explicado Santiago Bengual, pues estamos aquí para hacer un pequeño seminario de trabajo, aprovechando las reuniones que tendremos después con parte del equipo de investigación. Quería comenzar agradeciendo a la Facultad de Filosofía por la cesión de este maravilloso espacio, también al Departamento de Educación Comparada por la colaboración en la organización de este pequeño seminario que puesto que va a ser grabado, pues quedará como un producto más del proyecto, y simplemente pues ahondar un poco en esa presentación, contextualización de... ¿Las puedes dejar ahí? Sí, gracias. Del proyecto que, como acaba de decir Santiago Bengual, pues es un proyecto de I+D que empezamos en el año 2020, que finalizará en el 2024, sobre Connecting History of Education. Connecting History of Education, para aquellos y aquellas que no lo conozcan,
ya fue un Standing Working Group de la ISCHE, en la que diferentes editores y editoras de revistas académicas del área de educación nos reencontramos para repensar qué historia de educación estamos investigando, en qué canales estamos publicando y si es que nuestra área de conocimiento tenía alguna especificidad, ¿no? Bueno, tras varios años y acabarse ese Standing Working Group en el seno de la International Standing Conference of History Foundation, decidimos solicitar un proyecto al Ministerio de Ciencia e Innovación, un proyecto que está conformado por un equipo, Jacobo, bastante internacional, en el que una parte de la parte italiana de la Universidad di Macerata nos acompaña en el día de hoy, que como bien ha dicho Santiago Mengual, tengo el placer de codirigir junto a José Luis Hernández Huerta, que por motivos de salud finalmente no ha podido ser aquí en el día de hoy, y que pues estamos proyectando parte del equipo. Nos acompañan gente de la Universidad de Valencia, con el profesor Ramón López aquí presente, Roser Grau, gente de la Universidad de Extremadura, como Tamar Grobs, Santiago Mengual, Carmen Sanchidrián de la Universidad de Málaga, Juan Luis Rubio de la Universidad de Sevilla, como equipo de las universidades españolas. Pero también tenemos, y están aquí todas las compañeras y compañeros, Ana Sensi de la Universidad de Macerata, Catarina Dalla Coura de la Universidad de Creta, Tatiane, que cuando empezó el congreso, la conferencia estaba en Brasil, ya está ahora en España, Eric Fontova, que también nos acompaña, Decio Gatti de la Universidad de Uberlandia, Rita Hostetter de Suiza, Julie MacLeod de Melbourne, María Dolores Poveda, Kevin Myers de Birmingham, Luigi Aurelio, que también nos acompaña el día de hoy, Helen Proctor, Jacobo Roda, Roberto Sani, Bernard Merichelli y Pablo Toro. Bueno, de diferentes universidades en las que todos, de alguna manera u otra, estamos vinculados a la función editorial y a la gestión de revistas científicas. Los objetivos del proyecto, que tampoco vamos a ir uno por uno, pero a las que les animo si quieren a visitar la web connectinghistoryforeducation.com, que se está proyectando y ahora mismo grabando, son distintos, pero básicamente lo que nos interesa es censar los espacios de producción, las sociedades científicas y las revistas, es decir, aquellos congresos que los últimos 25 años hemos estado realizando en el globo lo más internacionalmente posible, qué hemos estado investigando, qué hemos estado publicando en qué revistas, cuál ha sido la historia de las sociedades científicas y fruto de ello pues ha habido ya diferentes resultados. En este sentido, uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer y reflexionar con la comunidad científica de Historia de Educación sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y ahí es un poco en el que, no solo con esa función de transferencia, sino de reflexión sobre el área de estudio de Historia de Educación, nos reuniremos en el día de hoy. Van a ser 2, 4, 5 intervenciones, finalmente, 5 pequeñas intervenciones en las que agradezco enormemente no solo el de haberse desplazado hasta aquí a Valencia a todos los compañeros de Macerata, sino también a la brevedad del poco tiempo disponible, pero tampoco queríamos hacer aquí una cosa muy rimbombante de donde no la hay, simplemente queríamos compartir parte de nuestras investigaciones. Cabe decir que nos encontramos en la tercera, hemos empezado la cuarta y última anualidad del proyecto, ya hay bastantes resultados, en esta web también pueden encontrar muchas de las publicaciones, de las conferencias, nos veremos brevemente en julio en Budapest, hemos participado en otros congresos internacionales, tanto en Exeter, por ejemplo, como Milán, y muchos nacionales, ya se han publicado bastantes artículos en SJR, van a salir varios monográficos en el segundo semestre del 2023 y en el primer semestre del 24, en revistas que cumplen con los objetivos marcados específicos por el proyecto, y simplemente pues para aquellos que no lo conozcan, pues animarles, ¿no?, a colaborar o a participar en esa reflexión compartida sobre qué historia de educación estamos haciendo, cómo la estamos haciendo. Y la historia no nos sirve para adivinar el futuro, ni tampoco para repetir los errores del pasado, porque seríamos unas sociedades muy inútiles,
pero sí un poco para comprender el presente y un poco adivinar cuáles son las tendencias emergentes de lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo de un campo que en ocasiones por planes de estudio y diferentes directrices ministeriales y no, pues casi podríamos decir que está en peligro de extinción, ¿no? Bueno, pues una vez más, dar la bienvenida, agradecer al director Santiago Mengual, a todos los presentes, y yo creo que sin más, aún adelantándonos un poco en el tiempo, y así no tendremos que cortar las diferentes intervenciones, pues daremos paso sin más dilación a la primera de las intervenciones de la profesora Ana Sensi. Gracias. Damos por inaugurada la jornada del seminario. Come si capisce dal titolo del mio intervento, il compito affidato a questa breve relazione è di ricostruire in ottica storica il ruolo svolto dalle società scientifiche italiane di storia dell'educazione nel nostro paese, in Italia, come promotori di linee di ricerca, iniziative di ricerca, di disseminazione e valorizzazione della ricerca. Bene, le società scientifiche di storia dell'educazione rappresentano in Italia una realtà molto importante, in quanto non solo hanno consentito di consolidare e approfondire i diversi filoni di ricerca che si sono sviluppati nel corso del tempo nel nostro settore, ma anche di creare utili e costruttivi momenti di confronto e scambio tra gli studiosi e le studiose attraverso convegni, seminari e riviste scientifiche a livello nazionale e non solo. Tali società, infatti, hanno una vocazione autenticamente internazionale, ritenendo fondamentale il confronto a tutto campo con gli studi condotti su tutto ciò che rientra nell'ambito della storia della pedagogia in numerosi paesi, quindi con le metodologie, le fonti, i filoni di indagine e gli approcci storiografici. Si tratta di un aspetto molto importante in quanto permette di ampliare le proprie prospettive di ricerche. Le società intendono infatti rafforzare la coesione, il confronto e la collaborazione con la rete internazionale di studiosi e studiose. Le due principali società scientifiche italiane del settore sono rappresentate dal Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa, CIRSE, e dalla Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo, SIPSE, due vere e proprie officine della ricerca corredate entrambe da organi editoriali nell'ambito delle quali non solo vengono promosse attività di ricerca ma anche organizzate peculiari attività nel territorio. Il CIRSE, nato nel 1980 per iniziativa di studiosi di storia dell'educazione come Tina Tomasi, sua prima presidente, o come Luigi Ambrosoli, studioso di storia moderna e contemporanea, si pone ancora oggi l'obiettivo di promuovere, valorizzare e sviluppare la ricerca storico-educativa, di diffonderne la conoscenza e di favorire lo sviluppo dei rapporti tra gli studiosi e i cultori di questo settore scientifico disciplinare attraverso una rete di scambi nazionali e internazionali. Il CIRSE ha progressivamente raccolto al suo interno storici e storiche che afferiscono allo specifico settore scientifico disciplinare nel nostro attuale ordinamento italiano contrassegnato dalla sigla MPED02, sia studiosi e studiosi di altri settori, primi fra tutti pedagogisti generali interessati allo sviluppo degli studi storico-educativi. Sin dalla sua fondazione il centro si è posto l'obiettivo di tenere vivo il dibattito metodologico e interpretativo organizzando numerosi momenti di confronto sulla storia dell'educazione in occasione di convegni, seminari e incontri di studio. Il CIRSE infatti di norma organizza un convegno scientifico triennale e concede il patrocinio alle iniziative dei soci. La società inoltre è sempre stata attenta anche alle giovani generazioni di studiosi. Suo compito infatti è anche quello di promuovere rapporti e scambi più stretti fra giovani studiosi nella prospettiva di dar vita ad una comunità permanente di confronto. Ad esempio, da 4 anni,
organizza un workshop rivolto ai dottorandi e alle dottorande con l'obiettivo di far conoscere alla comunità scientifica di riferimento i progetti di ricerca in corso e far dialogare studiosi e dottorandi impegnati su temi di ricerca affini: storia dell'educazione, storia della pedagogia, storia della scuola, teoria e storia della letteratura per l'infanzia, educazione comparata. Come è noto, e ne parlerà ampiamente il collega Pomante, il CIRSE, sin dalla sua fondazione, si è dotato di una rivista che rappresenta un punto di riferimento importante per gli storici dell'educazione. Si tratta della rivista nata nel 1980 come Bollettino CIRSE, che poi negli anni è cresciuta diventando un importante spazio di riflessione sui fondamenti, le metodologie e le fonti della ricerca storico-educativa, contribuendo in tal modo al rinnovamento degli studi storico-educativi in Italia e dei suoi campi di indagine. Dal 2006 si è trasformata in rivista specialistica di settore, assumendo il titolo di Nuovo Bollettino CIRSE e poi quello, dal gennaio 2014 attuale, di Rivista di Storia dell'Educazione. Una parola chiave per descrivere il CIRSE è sicuramente quella di interdisciplinarietà. Come ben evidenziato dall'attuale presidente, il collega Fulvio De Giorgi, nel contributo pubblicato proprio nel volume curato dai colleghi Huerta, Cagnolati e Paglià e dedicato al nostro progetto Connecting History of Education, nell'ordinamento italiano, cito l'intervento di De Giorgi, il settore MPED 02 comprende nel suo interno ambiti di ricerca anche molto diversi: storia della pedagogia, cioè delle teorie pedagogiche, storia della scuola, storia dell'educazione, educazione comparata, teoria e storia della letteratura per l'infanzia, giusto per ricordare le aree principali. Alla luce di questa specificità del contesto nazionale italiano, dunque il CIRSE si è messo al servizio di tale interdisciplinarietà, come pure di un proficuo incontro con gli studiosi degli altri settori scientifici, quindi con i colleghi dei diversi altri settori pedagogici, ma anche con gli studiosi degli altri settori storici e letterari o storico-letterari, ma anche con coloro che si occupano di archivistica, biblioteconomia e museografia. A dimostrazione di questa forte vocazione all'interdisciplinarietà si evidenzia, come appunto affermato dall'attuale presidente, come tra i soci ci siano anche rappresentanti dell'Associazione Italiana di Public History, ma anche dell'Associazione Italiana di Storia Orale o della Società Italiana di Storia del Lavoro, tanto per fare qualche esempio, e ovviamente anche della più ampia e nota Società Nazionale degli Storici Contemporaneisti. In tempi più recenti, poi, in seguito allo sviluppo degli studi e delle ricerche sul patrimonio storico-educativo, è nato uno specifico filone di studi anche in Italia, che ha favorito la nascita, dunque anche in ambito italiano, di una società omologa alla Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Storico-Educativo, sorta nel 2004. Sul modello di questa società e di altri analoghi sodalizi accademici scientifici sorti negli ultimi anni in Portogallo, Francia, Svizzera e America Latina, è nata dunque la Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo, costituitasi ufficialmente il 13 settembre 2017, su iniziativa di gruppi di ricerca di storia dell'educazione attivi presso 12 sedi universitarie italiane. La giovane SIPSE concentra la propria attività sul patrimonio storico-educativo, una categoria che accoglie al suo interno un insieme articolato e complesso di fonti materiali e immateriali, come è a noi tutti noto. La SIPSE, di cui sono attualmente presidente, si è posta sin dal principio l'obiettivo di proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio storico-educativo allocato presso musei dell'educazione, centri di documentazione e ricerca, scuole storiche e più in generale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre si è impegnata a promuovere poli periferici di censimento, raccolta e catalogazione di tale patrimonio e a tutelare il patrimonio storico-educativo nazionale
promuovendo iniziative atte a evitarne la dispersione e il deterioramento, anche attraverso l'opportuna segnalazione alle competenti autorità. E ancora, l'attività della SIPSE consiste anche nell'elaborazione di specifici protocolli di conservazione del patrimonio culturale delle scuole, nello sviluppo dell'interesse del mondo scolastico e più in generale della società civile nei confronti dei beni culturali della scuola, evidenziandole non solo ai fini della ricerca, come è scontato nella loro identità di fonti, anche evidenziandone anche le funzioni didattiche e divulgative nell'ottica del public engagement, nella promozione di intese fra le diverse istituzioni aderenti al fine di facilitare scambi di informazioni, pratiche ed esperienze. Tra i più rilevanti obiettivi della società scientifica italiana c'è anche quello di realizzare una rete europea delle società scientifiche di carattere universitario impegnate nello studio del patrimonio storico educativo, ma anche di valorizzare i giovani studiosi e di promuovere studi e ricerche altamente specializzate attraverso la collana editoriale Thesaurus Scholae, fonti e studi sul patrimonio storico educativo organizzate in due distinte sezioni, studi e fonti. La sezione studi è destinata ad accogliere gli atti dei convegni e dei seminari promossi dalla SIPSE, nonché volumi monografici di singoli studiosi e volumi collettanei contenenti contributi di studiosi italiani e stranieri. La sezione fonti accoglie invece i risultati di censimenti dei beni culturali della scuola e delle istituzioni assistenziali ed educative per l'infanzia e la gioventù presenti nel nostro paese condotti sia a livello nazionale sia a livello regionale. Nel mese di maggio del 2020, proprio per rendere ancora più incisiva ed efficace la missione della SIPSE, sono state costituite 4 commissioni di lavoro tematiche sui beni patrimoniali della scuola e dell'educazione, composte da alcuni soci della società. Sono così sorte la commissione di lavoro sugli archivi scolastici, che si propone di esaminare le problematiche e le potenzialità relative agli archivi scolastici come fonti per la storia dell'educazione da conoscere, conservare e valorizzare come patrimonio storico, educativo e scolastico. La commissione di lavoro sulle biblioteche scolastiche e patrimonio librario delle scuole, impegnata come primo obiettivo a medio termine nella ricognizione dell'esistente sul territorio nazionale, a partire prima di tutto dalle singole realtà locali in cui operano le componenti della commissione. La commissione di lavoro sui musei scolastici e collezioni scientifiche delle scuole, cui obiettivo principale è il censimento dei beni culturali della scuola già musealizzati e di quelli musealizzabili, e la commissione infine di lavoro sulla catalogazione dei beni culturali della scuola, che si pone come obiettivo strategico e iniziale di almeno di medio periodo quello di adoperarsi per giungere alla definizione dei criteri per la catalogazione dei beni culturali della scuola. Le commissioni hanno realizzato una scheda di censimento del patrimonio storico educativo e stanno continuando a lavorare sulla ricognizione bibliografica di studi e ricerche dedicate allo specifico tema, sulla ricognizione di eventuali esperienze di censimenti e attività didattiche già avviate a livello locale e sulla definizione di un kit di buone pratiche. Alla luce di tutto ciò è dunque possibile affermare che nei primi 5 anni di vita la SIPSE abbia posto le basi per rispondere in modo autorevole e scientificamente fondato alle sollecitazioni da tempo emerse nella comunità internazionale e nazionale di studiosi in direzione di un rinnovamento metodologico sia della ricerca sia della didattica. Il punto di partenza di questo auspicato cambiamento è stato rinvenuto nel patrimonio storico-educativo materiale e immateriale. Di qui la necessità di procedere con un'opera attenta di salvaguardia, catalogazione, valorizzazione e studio dei beni patrimoniali della scuola. Questi materiali, infatti, consentono di aprire squarci inediti, come a noi tutti noto, lo ricapitolo velocemente, sulla vita quotidiana in classe, sull'organizzazione del lavoro scolastico, sui modelli di comportamento, le pratiche di insegnamento, addirittura sugli stili educativi e di apprendimento di insegnanti e allievi.
una sensibilità nei confronti dei beni patrimoniali della scuola da coltivare negli studiosi, certamente, ma anche nel personale dirigente e docente del sistema scolastico. Tutte categorie pienamente riconosciute all'interno della SIPSE, società che sin dai suoi esordi ha inteso allargare la propria cerchia ben al di là degli esponenti appartenenti alla comunità accademica. Un obiettivo non secondario legato all'educazione al patrimonio, infatti, è anche quello della formazione di una cittadinanza attiva e consapevole, sviluppatasi dalla conoscenza e dalla conseguente coscienza del valore del patrimonio storico educativo come patrimonio comune, come risorsa e come risorsa per una didattica ispirata a valori etico-civili. E vado a concludere. Concludo evidenziando il solito e proficuo rapporto di collaborazione che lega le due società italiane sul piano nazionale. Entrambe sono impegnate nell'affrontare le nuove sfide euristiche alle quali è oggi chiamata la storia dell'educazione in campo accademico e universitario, ma anche quelle della marginalizzazione o della probabile scomparsa del settore, o riduzione, ridimensionamento. Non solo quindi sono impegnate in questo contesto, non solo le sfide rappresentate dall'utilizzo di nuove tipologie di fonti, come allargamento del potenziale olistico del nostro ambito di ricerca, ma anche da tutte quelle, attraverso tutte quelle iniziative che rientrano sul piano della innovazione della didattica universitaria e di quella che in un'ottica europea e più di recente anche italiana è classificata come la terza missione dei sistemi accademici, alla cui realizzazione sono chiamati oggi anche in Italia gli Atenei e che li vede impegnati nel fare innovazione sociale, e qui tutta l'argomentazione sull'impatto socio-economico culturale che è anche il progetto Connecting, come ormai i progetti di orizzonte europeo e nazionale anche nel nostro paese sono chiamati a rendicontare, di cui sono chiamati a rendere conto, che li vede impegnati nel fare innovazione sociale attraverso la promozione di progetti di inclusione, di partecipazione e di accessibilità culturale, pur senza tradire la specificità della ricerca storico-educativa, ma anzi valorizzando le discipline storiche attraverso un nuovo dialogo interdisciplinare e socioculturale. Questa sostanzialmente è la sfida del procedere sul filo sottile della conservazione della nostra tradizione e del rigore scientifico, ma anche dell'apertura a pubblici altri non solo quelli delle nostre. Assolutamente. Le due società dunque intendono continuare a lavorare in questa direzione, con l'obiettivo di creare coesione, confronto e collaborazione con la rete nazionale e internazionale di studiosi e di studiose, e di impegnarsi nel far compiere alla ricerca storico-educativa un vero e proprio salto di qualità all'altezza delle sfide presenti e di quelle future e prevedibili. Grazie. Grazie tanti, Gianni. Anna, mi scusa perché non ti ho presentato, no, ho fatto la presentazione, no he hecho la presentación, o sea, nos conocemos tanto que la confianza, bueno, corresponde, aunque sea ahora al final, y presentar y agradecer a Anna Sensi, que es catedrática de Educación de la Universidad de Macerata, y como ella bien ha dicho, es la actual presidenta de la Sociedad Italiana por el Patrimonio Histórico-Educativo, que es la homóloga de la SEP en España, muy activa, y también como todo el grupo de Macerata que nos acompaña hoy, pues forma parte del consejo de editorial de la revista History of Education and Children's Literature, más el centro de documentación de Macerata. Son unas personas como muy, muy trabajosas y muy conocidas. Gracias, Ana, y disculpa por la no presentación y por tu aportación. Gracias. Pues a continuación, mientras viene el profesor Roberto Sani, al que sí presentaré antes de empezar, pues un poco agradecer la aportación
que en este mapeo del estado de la cuestión hoy que nos ocupa sobre todo de en Italia, nos ha presentado la profesora Anna Sensi sobre las dos sociedades científicas, la CIRSE y la SIPSE, y todo un poco su historia y todo el trabajo que hacen. Bien, a continuación nos acompaña, sí que te voy a presentar, nos acompaña el profesor, gracias Fernando, el profesor catedrático Roberto Sani, no solo es catedrático de Historia de Educación en la Universidad de Macerata, sino aquí ha sido rector de la Universidad de Macerata y es el director de la revista History of Education and Children's Literature, y un amplio currículum que no vamos a desgranar hoy en este momento porque es de sobra conocido el profesor Sani. Muchas gracias, profesor Sani, por estar hoy aquí en Valencia, por una jornada que auguro que sea de trabajo. Cuando quiera, pues tiene la palabra. Che sta dando grandi risultati e soprattutto risultato di collaborazione internazionale fra realtà, atenei, gruppi di ricerca diversi, che mi sembra anche un esperimento molto interessante. In questo mio intervento mi propongo di lumeggiare tre distinti e innovativi indirizzi e filoni della ricerca storica educativa tra i tanti che in questo momento vanno per la maggiore in Italia, i tre a mio avviso più significativi che in epoca recente hanno suscitato l'attenzione e l'interesse degli storici italiani. Intendo riferirmi alle ricerche relative alla cultura materiale della scuola, agli studi sulla memoria scolastica ed educativa e infine alle indagini sulla letteratura per l'infanzia e la gioventù, considerata come fonte per la storia dell'immaginario educativo e dei processi culturali e formativi. Per quel che concerne i primi due filoni, va ricordato che nell'arco degli ultimi 30 anni si è passati dalla tradizionale e ormai esangue storia della scuola, intesa essenzialmente come storia delle teorie e dei modelli istituzionali di scuola, una storia dunque a forte valenza pedagogica, centrata soprattutto su ciò che la scuola avrebbe dovuto essere piuttosto che su ciò che è stata realmente nelle diverse fasi storiche, si è passati alla più articolata storia della legislazione, degli ordinamenti, dei curricula, delle pratiche didattiche, delle discipline e dei programmi di insegnamento, per giungere poi alla più recente storia della cultura materiale della scuola, che ha posto al centro dell'indagine aspetti e strumenti quali l'editoria specializzata, i libri di testo, la stampa periodica per gli insegnanti, i quaderni di scuola, le biblioteche di classe e di istituto, gli archivi scolastici, i laboratori e i gabinetti scientifici, le suppellettili, fino alla strumentazione scientifica, alle carte geografiche, ai cartelloni murali e ai numerosi altri ausili e supporti didattici per l'insegnamento. Infine, per approdare, ed è storia recente, agli studi ancora più recenti incentrati sulla cosiddetta memoria scolastica ed educativa, nell'ambito della quale hanno riscosso un'inedita attenzione e sono divenuti oggetto di studio strumenti e pratiche e materiali quali la memorialistica, la onomastica pubblica, l'arte lapidaria e le scritture esposte, le decorazioni e le onorificenze al merito agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, i necrologi e le orazioni funebri appunto di insegnanti e di uomini e donne di scuola. Capaci queste fonti, di lumeggiare quale memoria della scuola e dell'insegnamento sia stata elaborata nell'ambito delle rappresentazioni ufficiali e delle commemorazioni pubbliche promosse dalle istituzioni locali e nazionali in base a una precisa politica della memoria, ovvero a un uso pubblico del passato finalizzato ad acquisire consenso e a rafforzare il sentimento di appartenenza a una determinata comunità. Una nuova storia della scuola, dunque, quella affermatasi in Italia in epoca recente, la quale ha il suo riferimento privilegiato e essenziale non più nelle teorie pedagogiche o non solo nelle teorie pedagogiche e nelle filosofie dell'educazione, ma nello scavo archivistico e nell'utilizzo di una pluralità di fonti materiali e immateriali in grado di restituirci la complessità e varietà dei processi formativi scolastici e delle dinamiche di alfabetizzazione e di acculturazione nei diversi ordini e gradi di scuola. Allora partiamo dal primo di questi filoni di ricerca,
Quello relativo alla cultura materiale della scuola costituisce un filone di studi, dicevo, relativamente recenti, il quale si occupa di tutti gli aspetti concreti, cioè materiali, di una cultura scolastica. Si tratta di un ambito di ricerca che nel corso dell'ultimo quindicennio ha prodotto in Europa, particolarmente in Spagna e Portogallo, oltre che in Francia, in Belgio e in Italia, ma anche in America Latina, soprattutto in Brasile, in Cile, in Messico, in Argentina, indagini molto significative e coinvolto numerosi e qualificati studiosi. Un filone di studi a marcata vocazione internazionale, dunque, che si presta perfettamente a un confronto fra studiosi di vari paesi e di diversi continenti, a un approccio di carattere comparativo, il quale può consentirci di andare oltre le ricostruzioni storiche di carattere esclusivamente nazionale della scuola e dell'educazione. Un filone di studi esposto, tuttavia, ai rischi dell'indeterminatezza interpretativa o, per meglio dire, della perdita del suo ancoramento nell'ambito storiografico e che necessita pertanto di un approfondimento sotto il profilo dell'oggetto di studio, delle finalità e dell'approccio e delle metodologie di indagine. Proviamo allora a mettere a fuoco e a precisare questi ultimi aspetti e dimensioni. Per quel che concerne l'oggetto di studio, sulla scorta di una definizione necessariamente parziale e incompleta, possiamo dire gli edifici scolastici, gli arredi e suppellettili di aule, laboratori e gabinetti scientifici, palestre, sale da musica, biblioteche di classe o di istituto, il corredo didattico dell'alunno, la strumentazione del docente. Come interrogare questi elementi, manufatti, utensili, strumenti della materialità scolastica? Come renderli da meri reperti archeologici, nel senso di archeologia della scuola e dell'educazione, a vere e proprie fonti privilegiate per una nuova e più approfondita ed esaustiva storia della scuola e delle culture e pratiche dell'insegnamento e della formazione? In altre parole, come evitare di fare dello storico della scuola e dell'educazione un mero collezionista di cianfrusaglie scolastiche, un semplice nostalgico della scuola del bel tempo che fu? Come fuggire, cioè, dall'antica e sempre ricorrente tentazione di accreditare una sorta di primato della descrizione, una sorta di affabulazione narrativa, di estetica dell'oggetto sull'interpretazione? Non può essere ignorata, infatti, la tentazione di sostituire all'approccio propriamente storiografico, un approccio critico, rigoroso, complesso, un approccio di carattere antropologico, etnologico, semiologico, finendo per smarrire la consapevolezza che solo una lettura autenticamente storica della realtà scolastica, materiale e immateriale, può restituirci in tutta la sua ampiezza e complessità il senso più autentico di una cultura scolastica ed educativa. Di qui la vera e più impegnativa sfida, cioè porre al centro della nostra riflessione, ed è il caso italiano, il lavoro appunto che gli storici italiani stanno portando avanti, porre al centro della nostra riflessione la vera e propria centralità dell'approccio storiografico. Occorre peraltro rilevare che le ricerche e gli studi sulla storia della cultura materiale della scuola non si contrappongono e non sono alternativi alle ricerche e agli studi sulla storia politica, ma anche istituzionale e culturale della scuola, ovvero alla storia degli aspetti e delle dimensioni immateriali di tale istituzione educativa. Gli uni e gli altri, studi materiali e studi immateriali, sono accomunati dalla finalità di fornire una lettura più organica ed esauriente, un'interpretazione più ampia e approfondita dell'evoluzione storica della realtà che chiamiamo scuola. E qui di seguito gli studi più recenti apparsi in Italia su questo versante. Li raccolgo in una slide per motivi di tempo, perché varrebbe la pena di soffermarsi ad analizzarli, ma il tempo è tiranno e fugge via. Sì, prendendo le mosse dall'invito formulato da Dominique Julia verso la metà degli anni 90 ad ampliare le prospettive euristiche della storia dell'educazione verso una storia della cultura scolastica in grado di gettare nuova luce sulla vita interna delle istituzioni scolastiche ed educative, anche in Italia gli studi condotti negli ultimi anni dalla comunità degli storici dell'educazione, questi studi si sono spinti sempre oltre alla ricerca di una fantomatica scatola nera della scuola, un articolato insieme di fonti in grado di registrare i vari aspetti della vita scolastica e di restituirli allo storico per una più organica ed efficace ricostruzione del passato.
la presa in considerazione della memoria scolastica in quanto oggetto di ricerca da parte degli storici dell'educazione è maturata dunque nel corso del primo decennio del XXI secolo, e qui mi inserisco nel secondo filone di indagine. Non solo è maturata sulla spinta di un profondo rinnovamento interno di questo ambito di studi, ma anche sull'onda della crescente attenzione tributata dalla storiografia contemporanea di stampo generalistica alle cosiddette politiche della memoria e all'uso pubblico che della storia è stato fatto nel corso del XX secolo. Anche su questo versante le comunità scientifiche spagnola e francese sono state protagoniste di questo processo di rinnovamento storiografico e dell'avvio di questo nuovo e assai interessante filone di indagine, come testimoniano gli studi pionieristici di Agustín Escolano, di Antonio Vignao e di Pierre Caspar, che per primi hanno indagato il complesso rapporto esistente tra la memoria della scuola e quella cultura scolastica che Dominique Giulia stesso aveva posto al centro del dibattito storico-educativo, definendone forme e strutture. Non è un caso che proprio in Spagna si sia recentemente celebrato su questo tema nel 2015 il convegno internazionale School Memories, New Trends in Historical Research into Education, il convegno di Siviglia del 2015, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di studiosi provenienti da tutto il mondo e la presentazione di ricerche di notevoli spessore, a conferma appunto di una primazia della comunità di ricerca di storici spagnoli su questo terreno. Il quadro teorico che emerge da questi studi presenta alcune criticità relative in particolare alla mancanza di una definizione univoca della categoria storiografica di memoria scolastica. Quest'ultima può intendersi infatti secondo due principali accezioni: da un lato come forma individuale di riflessione, di autoriflessione sulla propria esperienza scolastica, oltre che di ricostruzione del sé; dall'altro come pratica individuale, collettiva e o pubblica di rievocazione di un comune passato scolastico. Questa nuova prospettiva di ricerca consente tuttavia di prendere in esame un aspetto la cui dimensione storica era fino ad oggi sfuggita agli addetti ai lavori, ossia l'evoluzione della percezione dello status sociale dell'insegnante e dello statuto pubblico dell'istruzione all'interno di una collettività, di una comunità, così come dell'immagine pubblica della scuola e del sistema scolastico e dei sistemi scolastici nazionali. In particolare, lo studio della memoria scolastica consente di definire il modo in cui il presente guarda al passato e lo interpreta o lo reinterpreta. Sotto questo profilo, la memoria scolastica non ci interessa solo come canale di accesso al passato della scuola e dei processi di scolarizzazione e istruzione, ma anche come chiave per capire ciò che l'oggi sa o crede di sapere della scuola del passato e quanto quello che sa corrisponda alla realtà oppure è frutto di pregiudizi e di stereotipi ormai inveterati nel senso comune e dunque difficili da eliminare. L'oggetto dell'indagine storica, pertanto, non consiste più semplicemente nella scuola come realmente è stata nel passato, ma nel complesso processo di definizione del sentimento che di quella scuola, nell'accezione di Philippe Ariès sentimento, che di quella scuola è stato elaborato nel corso del tempo a livello individuale e collettivo. Inizialmente sulla base dell'esperienza scolastica reale, vissuta, e quindi sulla base di altri agenti sociali e culturali che hanno contribuito in parte a rideterminarlo. Proprio alla luce di questi presupposti teorici e sulla scorta di nuove tipologie di fonti e di un approccio metodologico di carattere necessariamente interdisciplinare, ci si propone in Italia di indagare tanto i modelli di scuola, insegnamento, apprendimento e scolarità emergenti dalle memorie individuali, quanto la rappresentazione che di tale realtà è stata proposta nel corso degli ultimi due secoli dal mondo dell'informazione e della comunicazione e dall'industria culturale. Non di meno ci si propone di indagare quale memoria della scuola e dell'insegnamento sia stata elaborata nell'ambito delle rappresentazioni ufficiali e delle commemorazioni pubbliche promosse dalle istituzioni locali e nazionali in base a una precisa politica della memoria, ovvero un uso pubblico del passato finalizzato ad acquisire consenso e a rafforzare il sentimento di appartenenza a una determinata comunità. In estrema sintesi, le ricerche su questo versante si propongono di delineare l'evoluzione della percezione collettiva
del ruolo e delle finalità della scuola e dell'istruzione nel tempo e nello spazio, così come di porre in evidenza i mutamenti che è dato rilevare nel medesimo lasso di tempo nella percezione dello status sociale degli insegnanti e della funzione pubblica da essi esercitata nelle scuole di ogni ordine e grado. E qui nella prossima slide trovate appunto gli studi recentemente apparsi su questo versante fino al congresso internazionale di dicembre a Macerata, che ha sancito appunto un ulteriore passo in avanti rispetto anche a Siviglia, al convegno di Siviglia di qualche anno fa su questi temi. Ultimo tema di indagine e così via, quello sulla letteratura dell'infanzia, con ultimo e assai stimolante filone di indagine approdato alla ribalta nell'ambito della ricerca storica educativa, è quello relativo all'utilizzo della letteratura per l'infanzia dei secoli XIX e XX. Ma lo stesso discorso potrebbe farsi se si tiene presente la lezione di Umberto Eco per quella che definiamo la letteratura popolare. Noi ci concentriamo sulla letteratura per l'infanzia e la gioventù. Cioè, letteratura per l'infanzia e la gioventù quale fonte di straordinaria importanza per lo studio dell'immaginario educativo e per l'analisi dei processi culturali e formativi di una determinata società. Un filone di indagine, quest'ultimo, che è conosciuto particolarmente in Italia, gli studi di Anna Scienzi, di Roberto Sani, ma anche recentemente di Lorenzo Cantatore, e in Francia di Mariella Collin, i suoi più rilevanti sviluppi, e ha mostrato le sue indubbie potenzialità euristiche. Un filone che ha altresì consentito alla ricerca storica educativa di approfondire in misura assai più incisiva che nel recente passato le dinamiche profonde che presiedono alla costruzione dell'identità e della coscienza individuale, come pure l'incidenza esercitata dalla cultura di massa sulla costruzione dell'immaginario individuale e collettivo in una determinata epoca. Ma per quale motivo tale filone di indagine ha trovato terreno fertile soprattutto in Italia e in Francia, pressoché sconosciuta in Spagna, in Portogallo, eccetera? Ecco, nelle università di questi paesi, l'Italia ma anche la Francia, particolarmente in Italia, la storia dell'educazione e la storia della letteratura per l'infanzia o della letteratura giovanile sono insegnamenti che appartengono allo stesso settore scientifico-disciplinare e sono dunque professati dai medesimi studiosi e specialisti. Ciò spiega il fecondo intreccio che si è prodotto tra saperi e ambiti disciplinari altrove nettamente distinti e separati. Non a caso la storia della letteratura per l'infanzia ha conosciuto in Italia e in Francia, in particolare negli ultimi 15-20 anni, un intenso quanto incisivo sviluppo, anche in virtù della sua crescente e felice contaminazione con la storia dell'educazione e dei processi culturali e formativi. Si potrebbe aggiungere a questo riguardo che il punto di vista degli storici della letteratura per l'infanzia, le loro analisi e ricostruzioni, la ricchezza e poliedricità dei risultati delle loro indagini hanno fornito, per converso, alla ricerca storica, educativa e culturale approcci, itinerari e strumenti interpretativi di gran lunga più ricchi e stimolanti di quelli che fino a quel momento erano proposti da una riflessione in chiave storica delle teorie pedagogiche, tutta giocata sulle stanze teoriche del dover essere, o da una storiografia scolastica imperniata in larga misura sulla dimensione legislativa e istituzionale. È merito non secondario della recente storiografia sulla letteratura per l'infanzia, infatti, l'aver offerto agli storici dell'educazione spunti rilevanti per l'analisi e la comprensione di fenomeni e processi fino a quel momento solo sfiorati, quando non del tutto ignorati da quest'ultimo. E basterebbe qui far riferimento all'immaginario infantile, a quello degli adulti sull'infanzia e alla loro evoluzione nel corso del tempo, come pure alla funzione esercitata dalla letteratura per l'infanzia negli ultimi secoli, XIX e XX in particolare, nella costruzione di schemi mentali, di universi simbolici, di convinzioni morali e costumi civili destinati a modellare e ad alimentare l'universo dei comportamenti individuali e collettivi dei singoli soggetti di intere comunità. Ma anche basterebbe fare riferimento al fondamentale ruolo esercitato dalla letteratura per l'infanzia nella veicolazione e universalizzazione di tanta parte dei modelli e indirizzi elaborati in sede pedagogica, qualunque fosse la radice e la genesi della pedagogia o delle pedagogie dominanti in una determinata epoca. Si pensi, solo per fare due esempi, alle caratteristiche della veicolazione e ricezione
dei valori alla base dell'egemonia politica e culturale borghese nella società europea dell'Ottocento o, su un altro versante, alle forme di penetrazione nella società europea degli anni 20 e 30 del Novecento delle ideologie e delle pratiche di controllo ideologico e di disciplinamento introdotti dai regimi totalitari, il fascismo italiano, il nazionalsocialismo in Germania, il comunismo sovietico, il franchismo in Spagna. La ricca produzione di carattere narrativo, romanzi, racconti, novelle, filastrocche, poesie, eccetera, ma anche quella relativa alla divulgazione scientifica, al cosiddetto genere della letteratura self-helpista, cioè le biografie dei grandi personaggi che dal nulla seppero approdare a ruoli di eccellenza in ambito economico, scientifico, politico, e gli altri filoni di opere destinate precipuamente a fanciulli e ragazzi. Qui richiamo soltanto il gran mare ancora poco studiato della letteratura di tipo religioso destinata a fanciulli e ragazzi, eccetera. Ecco, hanno costituito questi filoni, questi ambiti, diciamo, letterari per l'infanzia e la gioventù nell'Europa del XIX e XX secolo un potente strumento di veicolazione di modelli culturali e uno straordinario fattore di educazione di massa, i quali necessitano di essere indagati con gli strumenti propri della ricerca storico-educativa per approdare a una più organica e approfondita comprensione delle caratteristiche assunte dai processi formativi nella società contemporanea. Ed è quello che in Italia e in Francia in particolare è stato fatto e si è cominciato a fare, ed è un filone in grande crescita, anche se, come dire, risente questo filone di ricerca, come gli altri del resto, della crisi più generale che attraversa, diciamo, all'interno delle università, all'interno dell'alta cultura, eccetera, tutto l'ambito della ricerca storica educativa per mancanza di uomini, per mancanza di risorse. Ma questo credo che sia un problema internazionale, sicuramente è un problema europeo e non solo italiano. Qui trovate nell'ultima slide alcuni riferimenti di opere recenti dedicate proprio a questo filone, che a mio avviso è uno dei più promettenti perché ci consente di trovare un collegamento stretto con gli storici tout court, gli storici generalisti che si occupano di società di massa, di fenomeni culturali, di processi di cultura di massa nel nostro paese, ma più in generale ormai a livello europeo. Grazie. Grazie, grazie tanti, professore Sani. Creo que es muy importante, ¿no?, reflexionar. Tendremos tiempo de hablar de ello, ¿no?, de esas tres grandes líneas o nuevos horizontes que le ha llamado el profesor Sani, ¿no?, de la investigación. Dos, yo diría que comunes a la Europa mediterránea del sur, por incluir a Portugal, no le llamaremos solo mediterránea, ¿no?, la Europa del sur, que son la cultura material de la escuela, que también ha sido muy cultivada tanto aquí en esta universidad como en este país. Y yo creo que la memoria escolar y educativa, felicitar, y yo creo que es momento, el profesor Sani ya lo ha hecho, pero la referencia de la web Memoria Escolástica, todo ese gran proyecto, todo ese gran convenio, congreso que realizaron y todos los resultados, yo creo que son dos comunes a esa Europa del Sur, incluso Latinoamérica, el profesor Sani ya hizo referencia, y esa otra, que además parliamo ieri, sobre lo que es la literatura de la infancia como fuente de educación, en la que Italia y Francia sí tienen unas fructíferas, y también poner como en el mapa una vez más, yo creo que el centro de documentación que en la Universidad de Macerata tienen alrededor de esta temática, referencias, también estudios en Francia. Aquí es una tarea pendiente, lo hablábamos ayer, quizás por quién hace esa literatura de infancia, si la hace la gente didáctica de literatura, la hacen escritores, la hacen historiadores, entonces todo esto depende, ¿no? Pero yo creo que estos nuevos horizontes, esta nueva historia de la escuela y la nueva historia de educación, pues es muy importante. Bien, a continuación, y no se me puede pasar tampoco presentar, para no... tenemos al compañero profesor Luigi Aurelio Pomante, también de la Universidad de Macerata, profesor titular de Historia de Educación, editor, ¿no?, coeditor, o una de las almas mater también de la revista History of Education and Chinese Literature, asiduo ya de Valencia, de la facultad, y al que agradecemos su presencia aquí. Y él, habíamos tiempo, tenemos tiempo suficiente. Gracias
Roberto y Ana, porque habéis sido muy sintéticos. Sí, sí, esto creo que se agradece para luego no cansar y poder tener nuestro debate y nuestro diálogo, y que la gente también esté, permanezca conectada. Que nos va a hablar sobre las revistas italianas de historia de educación, que al final, como dije en la presentación, fue el germen de Connecting, pero que Connecting, tanto por lo que nos ha comentado la profesora Ana Sensi, en relativo a las sociedades de historia de educación, como, como lo que nos ha comentado las temáticas, ¿no? O cuáles son las líneas de investigación que nos ha comentado el Roberto Sani, que las revistas junto a, y aprovecho ahora para hacer la publicidad, están recogidas en, el, en uno de los tres volúmenes de, del proyecto Connecting, editado en Tirant, sobre, sobre las revistas y las sociedades científicas. Así que Luis Aurelio, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias al proyecto y muchas gracias a los compañeros que están aquí. Il professor Sani e la professoressa Scienzi hanno parlato, in qualche modo hanno introdotto il discorso circa il rinnovamento dal punto di vista metodologico, euristico e contenutistico della stagione di studi educativa italiana. Dalla fine, diciamo così, c'è stata un po' una conversione della prospettiva di indagine da parte degli storici dell'educazione nel riconoscere un'ampia messe di fonti materiali e immateriali fino ad ora scarsamente indagati o per nulla indagati. Dalla fine degli anni 70 si realizza questa svolta e in Italia si sviluppa questo dibattito sulla necessità, come ricordava il professor Sani, di abbandonare quella tradizionale ricerca storico-pedagogica che faceva riferimento a Giovanni Gentile, incentrata sulle dottrine, sulle teorie storico-educative, per dar vita a una storia dell'educazione che fosse una storia delle istituzioni, quindi scuole, collegi, educandati, oratori, ma anche una storia dei processi, una storia delle pratiche, una storia dei costumi educativi, una storia dei metodi, una storia degli strumenti. E di qui la storia dell'educazione che diventa storia della scuola, ma anche storia delle istituzioni educative, storia dell'università, storia della didattica, storia della letteratura per l'infanzia o giovanile. All'origine di questo processo possiamo collocare due momenti fondamentali. Innanzitutto, lo ricordava la professoressa Scienzi, la costituzione del CIRSE. Siamo nel 1980, alcuni storici della pedagogia e storici di età contemporanea di diverso orientamento ideologico fondano il Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa e nascerà due anni più tardi la rivista, il bollettino CIRSE, che dal 2014, poi ne parleremo, diventerà rivista di storia dell'educazione periodico del CIRSE. Sempre nel 1980, in maniera però autonoma, grazie al professor Fabrizio Ravaglioli dell'Università di Roma, nasce in qualche modo, insieme accanto a una serie di storici della pedagogia, un'altra rivista, Studi di Storia dell'Educazione, che sarà pubblicata però soltanto per un quindicennio, fino al 1995. Sia il CIRSE, coordinato da Giovanni Genovesi con il suo bollettino, sia la rivista Studi di Storia dell'Educazione di Ravaglioli, svolgeranno un lavoro di raccordo tra gli studiosi del settore e di avvio alla riflessione collettiva sui metodi e nuovi orientamenti storiografici, come accade per Storia e Memoria per la sede. In particolare la rivista del CIRSE, nata come bollettino dell'associazione, cioè uno strumento che doveva informare circa le iniziative, i seminari, le pubblicazioni, pian piano è diventata un luogo di riflessione sui fondamenti, sulle metodologie, sulle fonti della ricerca storico-educativa, contribuendo al rinnovamento degli studi storico-educativi. Dal 2006 la rivista del CIRSE si è trasformata in rivista specialistica. Prima è stata chiamata Nuovo Bollettino CIRSE e si è dotata di un comitato di direzione, di un comitato scientifico e di un comitato di referi. È qui che c'è stata un po' la svolta. Dal gennaio 2014 ha assunto l'intitolazione definitiva di Rivista di Storia dell'Educazione. Prima edita da ETS solo in formato cartaceo, poi addirittura nel 2017 è divenuta open access e attualmente viene pubblicata con il supporto del nuovo editore che è la Firenze University Press. Negli ultimi anni la rivista si è qualificata sempre di più come palestra di discussione, dove hanno trovato collocazione i contributi di studiosi, giovani, italiani e stranieri. Il panorama in qualche modo ha documentato la ricchezza e la crescita di metodi e programmi di indagine dei vari settori e dall'altro ha avviato una riflessione in qualche modo su alcuni nodi cardine relativi a questa rivista. Questo sviluppo, fatto registrare però
dalla rivista Circe, come abbiamo visto, è molto recente, perché per circa un quindicennio il suo approccio metodologico, i suoi contributi pubblicati hanno riflettuto in qualche modo le incertezze, i ritardi e le gravi carenze metodologiche e storiografiche dei soci e dei collaboratori. Non a caso un salto di qualità è stato realizzato solo di recente grazie anche ad una nuova generazione di ricercatori provenienti in larga parte anche da storia moderna e contemporanea. In questa sede, infatti nella slide parlo proprio di vero e proprio salto di qualità, in questa sede non possiamo non citare anche un'altra rivista che non ha nulla a che fare con il Circe, ma che in qualche modo si è occupata esclusivamente di storia dell'università e dell'istruzione superiore. Un settore, possiamo dirlo, facciamo nostra colpa, mia colpa, a lungo trascurato dagli storici dell'educazione. Penso ai primi lavori di Simonetta Polenghi, ai più recenti di Andrea Mariuzzo, di Simona Salustri, in un'ottica anche comparata del collega dell'Università di Bergamo Francesco Magni, e mi riferisco agli Annali di Storia delle Università Italiane, rivista pluriventennale, sorta in seno al CISUI, Centro Interuniversitario per la Storia dell'Università, e diretta dal professor Giampaolo Brizzi. E su questa rivista di recente hanno iniziato a pubblicare anche gli storici dell'educazione. È stata un po' una conquista, perché fino a qualche anno fa la storia dell'università era esclusiva appannaggio degli storici del diritto, gli storici della scienza, gli storici delle dottrine politiche. Di notevole rilevanza, naturalmente, nell'ambito, in questo nostro discorso, nell'ambito del gruppo di studiosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, raccolti attorno a Luciano Pazzaglia e al quale si deve la fondazione dell'Archivio per la Storia dell'Educazione Italia, va considerata la rivista Annale di Storia dell'Educazione e delle Istituzioni Scolastiche, oggi codiretta da Luciano Pazzaglia e Fulvio De Giorgi, edita da Morcegliana, ma che ha visto, anche il professor Sani la conosce meglio di tutti noi, insomma, ha visto nascere all'interno di questa rivista tutti i più importanti studiosi di storia dell'educazione. E dentro questa cornice di un sostanziale ripensamento della storiografia nazionale, con una maggiore attenzione alla storia sociale, a fonti spesso trascurate, che in qualche modo nel 94 è nata questa rivista Annali di Storia dell'Educazione e delle Istituzioni Scolastiche. Abbiamo tempo? Ok, va bene, vado più piano, ma slate. Gli Annali hanno cercato di allargare le prospettive della storia della pedagogia. La pubblicazione infatti era ed è ancora oggi destinata a promuovere ricerche originali, a illustrare materiali documentari di particolare rilevanza e a provocare il più ampio dibattito fra gli studiosi. Il gruppo di lavoro sviluppatosi attorno alla rivista ha cercato, come riportato in un recente editoriale di Fulvio De Giorgi, di mantenersi fedele a tre principi: una visione storiografica interdisciplinare, quindi la storia che dialoga con tutte le questioni che attengono la storia dell'educazione, una considerazione dei fatti educativi come prodotto di più ampie e articolare dinamiche politiche, ideologiche, sociali e culturali, e una forte attenzione alle componenti, questa forse è la mission iniziale, della storia sociale, religiosa e della spiritualità. Il nostro discorso sulle riviste, naturalmente, non può non riservare l'adeguato spazio all'esperienza editoriale sviluppatasi nei primi anni del nuovo millennio attorno al Centro di Documentazione e Ricerca sulla Storia del Libro Scolastico e della Letteratura per l'Infanzia, che nel 2006 ha dato vita alla fondazione, da parte del professor Sani, che attualmente è il direttore di questa rivista, di History of Education and Children Literature, che oltre a approfondire le questioni relative all'editoria scolastica e educativa e ai libri di testo e a sviluppare una feconda rete di collaborazioni scientifiche con i principali centri di ricerca, ha cercato di realizzare una vera e propria svolta anche metodologica tra le riviste italiane. History of Education, qui riporto alcuni dati, più conosciuta come ECLE, fa parte naturalmente del nostro progetto Connected, è una rivista semestrale dotata di un consiglio direttivo, 12 membri, un comitato scientifico internazionale e naturalmente un comitato editoriale coordinato da 4 responsabili, accanto a me ci sono la dottoressa Montecchiani e la dottoressa Paciaroni. È pubblicata sia in versione cartacea che in versione digitale dall'University Press dell'Università di Macerata. Indicizzata, è l'unica rivista italiana indicizzata in ISI e Scopus per quanto riguarda il territorio. ECLE nasceva come
nel suo editoriale del 2006, dalla volontà di realizzare un progetto a lungo coltivato dagli storici dell'educazione e della lettura per l'infanzia, quello di dar vita ad un periodico del settore a marcata vocazione internazionale, cioè aperto alla collaborazione di studiosi e ricercatori di diversi paesi su temi come storia dell'educazione, delle istituzioni, storia dei sistemi scolastici, della letteratura e dell'editoria per l'infanzia, dei libri di testo, della manualistica, del pensiero pedagogico. Nel 2014, nei primordi di Connecting a Istanbul e Chicago, Ecle partecipò insieme ad Andrés, a José Luis, proprio in quest'ottica di un vero e proprio working group. Ecle è naturalmente, era e oggi, animata dalla precisa volontà di creare e tenere in vita una realtà territoriale di settore capace di superare le barriere nazionali. Perché l'obiettivo fondamentale, qui riporto alcuni dei focus che Ecle cerca di perseguire, è soprattutto questo tentativo di realizzare interdisciplinarietà, ma anche internazionalizzazione per tutti coloro che collaborano a questa rivista. Non a caso, in ogni fascicolo di circa 800.000 pagine, in cui spicca l'evidente plurilinguismo dei contributi pubblicati, accanto ad un'ampia parte monografica dedicata solitamente ad ospitare le ricerche di studiosi e specialisti di storia della scuola, e che presto ospiterà anche i risultati del progetto Connecting, troviamo quattro parti ben distinte, che accolgono in qualche modo contributi diversi, ma che rispecchiano missioni diverse: saggi e ricerche, fonti e documenti, rassegne critiche e bibliografia, e poi le classiche cronache scientifiche e attività degli istituti di ricerca. Compito dunque di Ecle era incentrare le proprie indagini su nuovi filoni di studio e su talune tematiche storico-educative a lungo ignorate o ampiamente trascurate. Proprio grazie al lavoro che ci è stato richiesto da Connecting, abbiamo ripercorso, abbiamo sfogliato la nostra rivista dal 2016 ad oggi per individuare quelle che sono state le tematiche, quelle che sono stati i temi che in qualche modo sui quali Ecle ha posto il proprio focus. Dalla storia delle discipline scolastiche, il ruolo della scuola e dell'associazionismo giovanile, i movimenti studenteschi, e se non sbaglio c'è di qualche anno fa un contributo monografico di Andrés e José Luis proprio sul convegno tenutosi qui a Valencia sul 68, la storia dell'educazione speciale e delle istituzioni scolastiche per i sordomuti, del quale il professor Sani è stato uno dei precursori nei suoi studi in Italia, l'influsso esercitato dalla stampa periodica per l'infanzia nella formazione e la mobilitazione della gioventù italiana nel Novecento, che la professoressa Scienzi conosce bene, la storia dell'istruzione superiore ed università, della quale in qualche modo mi sono interessato più da vicino, e poi con riferimento all'età moderna le proposte formative sugli istituti religiosi, sulla trattatistica, sul Concilio di Trento e quant'altro. Molto più di recente, come ricordava prima il professor Sani, Ecle si è anche interessata ai tre nuovi filoni: la cultura materiale della scuola, gli studi sul patrimonio educativo e scolastico, la memoria scolastica educativa. Prima è stato ricordato, sono stati guardati i lavori di Yuri Meda, solo per citare naturalmente alcuni. Insomma, agli albori del terzo decennio del secondo millennio, numerose però sono le sfide che attendono ancora le riviste di storia dell'educazione attualmente attive in Italia. Sempre in quest'ottica di creare nuove reti accademiche e soprattutto di valorizzare una maggiore diffusione dei risultati della ricerca scientifica nell'ambito della storia educazione, dell'università e della storia e lettura dell'infanzia, va collocata questa necessità di incoraggiare ulteriori nuovi progetti editoriali di collaborazione, magari, fra le stesse riviste scientifiche del settore, ipotesi tanto auspicabile quanto possibile, specie, a mio avviso, se finalizzata ad innalzare i livelli qualitativi della produzione scientifica e a favorire l'internazionalizzazione. A questo riguardo, tra le molteplici forme di collaborazioni percorribili, vale la pena di segnalare quella relativa alla progettazione comune di fascicoli monografici incentrati su tematiche di grande respiro e di interesse internazionale. Ecco, lo ha fatto in occasione dei suoi 15 anni, quando ha coinvolto i direttori di varie riviste,
in Spagna in particolare, in Portogallo, ma non solo. Insomma, nella prospettiva vivamente auspicata di conferire alle riviste scientifiche internazionali di storiocazione una diretta funzione di stimolo e di guida in materia di rinnovamento metodologico e storiografico. Si potrebbe anche assegnare a queste riviste il compito di promuovere un vero e proprio dibattito a più voci su alcuni temi di maggiore rilevanza. Al convegno PRIN c'è stato questo tentativo, anche di recente, attraverso l'incontro tra CIRSE e SIPSE. Forme di collaborazione tra riviste e società, poi parleranno le mie colleghe dei congressi, potrebbero dispiegarsi anche sul fondamentale versante della selezione e della formazione dei giovani ricercatori, attraverso l'implementazione di apposite sezioni comuni a un certo numero di riviste destinate a presentare i risultati dei loro primi lavori di ricerca. Qui non l'ho riportato, ma da un'indagine che noi abbiamo condotto sempre sulla base di questo spoglio della nostra rivista, ECLE è stata la rivista che in Italia ha dato maggior spazio a dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, giovani ricercatori, permettendo a loro di essere indicizzati in ISI e Scopus, fondamentale valore aggiunto poi per le progressioni di carriere. Proprio su questo aspetto ECLE sta da già lungo tempo insistendo, nella piena convinzione che anche attraverso la promozione degli studi e delle ricerche dei più giovani sarà possibile da un lato evitare la stagnazione contenutistica e metodologica, dall'altro favorire un costante e significativo aggiornamento e rinnovamento degli studi di settore, elemento necessario, credo, per il progresso reale della storiocazione in Italia, come in Spagna, come in Portogallo, come in tutte le parti d'Europa. Grazie. Grazie tanti, Luigi. Grazie. Aspetta un attimo. Sì. Bevo. Beve. Bueno, yo creo que, como vamos viendo, ¿no? Va cobrando un poco sentido este seminario, ¿no? A la hora de reflexionar, yo creo, con esa búsqueda de identidad que la historia de la educación, ante una diversidad, multidiversidad y explosión conceptual de líneas, de fuentes, ¿no? Pues tiene para comprender, yo creo, esa búsqueda de identidad de quiénes somos y de dónde venimos. Y en eso no solo es importante el estudio de las sociedades científicas, de las líneas emergentes o de futuro, o ya consolidadas en los últimos 25 o 30 años, que es un poco también el periodo, ese cuarto de siglo último que nuestro proyecto Connecting está mapeando, sino también el rol totalmente determinante, y digo determinante, de las revistas científicas, ¿no? Luis Aurelio nos ha venido un poco a historiar desde el boletín y la revista La Cersi al nuevo boletín, ¿no? La revista Historia de Educación de la Universidad Italiana, hasta, yo creo que lo dijo, pero quiero insistirlo y decirlo también en español, yo creo que el papel importantísimo, no solo en Italia, sino a nivel internacional, y eso yo creo que es la vocación con la que nació ECLE y la que le ha permitido, pues, ser el referente, no solo en Italia, sino en otros países, en las que revistas que han venido después hemos intentado tomar como modelo, con esos, a pesar de esos grandes voluminosos volúmenes, ¿no? De 800, 900 páginas, que yo creo que han servido para establecer ese salir de los ámbitos estrictamente nacionales, en este caso italianos, habéis sido, yo creo, que un referente y pioneros en esa cuestión, e internacionalizar la participación tanto de los autores como de los editores, como sobre todo de las temáticas, ¿no? Yo creo que la colaboración entre diferentes revistas, que al final, pues, no es que seamos un lobby, pero sí que somos revistas, pues, que nos ayudamos, ¿no? de cara a compartir políticas editoriales, que es uno de los objetivos de Connecting, no solo de esa colaboración, sino de la internacionalización. Así que muchas gracias, Luis. Gracias. Aurelio. Bien, pues a continuación, y lo he tenido que preguntar porque sigo, ¿eh? Lucía Pacciaroni y Sofía Montechiani. Justo. Mi italiano es muy rudimentario a estas horas de la mañana. También de la Universidad de Macerata, profesoras, investigadoras, doctoras, que son el presente de la historia de educación. A mí no me gusta decir futuro, sino son el presente de la historia de educación y la esperanza de que el equipo de Macerata tiene futuro, ¿no? Cosa que no ha pasado, no ha sucedido en todas las universidades, y creo que esto congratula y señala el esfuerzo de las personas que les han precedido y que se han encargado de formar gente para que la historia de educación no se agote con personas, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa muy importante.
Para complementar esa visión poliédrica de nuestro proyecto, las profesoras Lucía y Sofía nos van a hablar de otras de las cosas que nosotros en el Connecting History of Education estamos mapeando y estamos siguiendo, que son los ciclos congresuales. Los ciclos congresuales tienen temáticas y esas temáticas invitan a los investigadores y a las investigadoras a presentar sus colaboraciones, y esto también, además de los monográficos de las revistas, en parte condiciona y es como una señal del estado de la cuestión latente de los temas que interesan, ¿no? Y que no han sido estudiados o que han de ser revisados en historia de educación. En este caso nos van a hablar sobre el itinerario de la historia de educación italiana a través de 30 años de congresos en Italia. Pues cuando queráis tenéis la palabra. Allora, ringraziamo intanto il professor Paglià per la parola e ringraziamo anche tutti i membri del progetto, insomma, per averci coinvolto in questa collaborazione internazionale. A partire dagli anni 90 del secolo scorso, la storiografia educativa ha vissuto una rilevante fase di transizione e di trasformazione che l'ha condotta a un significativo rinnovamento epistemologico e metodologico, il quale ha inoltre consentito di valorizzare un novero sostanzialmente nuovo di fonti materiali e immateriali e di conseguenza anche di esplorare nuovi filoni di ricerca, tra cui per esempio sono emersi quelli relativi alla stampa periodica, alla letteratura per l'infanzia, ma anche al patrimonio culturale, all'applied history, molto recente, e anche alla memoria scolastica. Tale maturazione, che ha permesso di dissolvere il tradizionale ed esclusivo legame con le teorie e con le filosofie educative del passato, seppur con tempistiche differenti, si è registrata in modo pressoché trasversale in molteplici contesti scientifici, da quelli dell'area mediterranea, con Spagna e Italia come capofila, fino a quelli anglosassoni e latinoamericani. La recente stagione di studi storico-educativi è stata oltretutto caratterizzata da ricerche sempre più transnazionali, che hanno avuto il merito di far emergere la pluralità e allo stesso tempo la centralità dei luoghi e dei processi formativi ed educativi, specie se messi a sistema con il progresso pedagogico, intellettuale e democratico dei contesti di riferimento, e di aver altresì favorito la partecipazione a importanti incontri di studio e progetti di ricerca dal taglio specificatamente internazionale, come appunto il nostro. Questo lungo processo di ridefinizione identitaria dell'ambito storico-educativo, sollecitato dalle moderne sfide culturali, tecnologiche e accademiche, è stato inoltre sostenuto dal qualificato lavoro di una fitta rete internazionale e interdisciplinare di studiosi, raccolti attorno a centri di ricerca, riviste e società scientifiche, come abbiamo appunto visto nel corso della mattinata, che attraverso il loro proficuo dialogo hanno rappresentato la vera forza motrice dello sviluppo e del potenziamento del nostro settore. Come ben evidenziato anche dalle indagini fin qui condotte proprio nell'ambito del progetto Connecting History of Education, un ruolo di primo piano in questo percorso di rinnovamento euristico della storiografia educativa internazionale l'hanno avuto proprio le società scientifiche e in particolare le giornate di studio e le conferenze da esse organizzate e promosse. A questo proposito, a livello internazionale, non si possono non richiamare le considerevoli sollecitazioni proposte per esempio da ISCE, l'International Standing Conference for the History of Education, ma anche l'Association Transdisciplinaire pour la Recherche Historique sur l'Education, ma anche l'History of Education Society, l'Espagnole Sede e SEPE, la Sociedad Española de Historia de la Educación e la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo. Facendo invece esplicito riferimento all'area italiana, le due principali società scientifiche del settore storico-educativo a cui si rinvia sono anzitutto il CIRSE, il Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa, e la SIPSE, la Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo, già ampiamente presentate dalla professoressa Scienzi in un intervento precedente. Entrambe le società negli ultimi anni hanno sicuramente rappresentato dinamici centri propulsori di numerose iniziative di ricerca, di call e di congressi, la cui analisi, oltre a favorire la riflessione sulla circolazione delle conoscenze, permette di ricostruire l'itinerario concettuale percorso dalla dimensione storiografica nazionale nel corso dell'ultimo trentennio.
un censimento questo che oltretutto risulta utile in quanto assume un duplice significato. Esso infatti consente di analizzare la progressiva trasformazione delle istanze scientifiche ed educative a livello nazionale e permette di osservare l'impatto e i relativi effetti provocati dall'ampliamento delle risorse e dei filoni di ricerca nazionali all'interno della comunità scientifica globale. Per poter approfondire queste questioni, dunque, in prima istanza vale la pena richiamare i molteplici congressi organizzati dal CIRSE, il Centro Italiano per la Ricerca Storica Educativa, che è la più longeva tra le due società scientifiche italiane. Nata, lo ricordava anche prima la professoressa Scienzi, nel 1980, per iniziativa di un gruppo miliare di studiosi, tra cui Tina Tomasi, che ne è stata altresì la prima presidente, e animata nel corso degli anni da altre rilevanti personalità, tra cui ricordiamo Luigi Ambrosoli, Remo Fornaca, Bruno Bellarate, Giacomo Cives, Giovanni Genovesi, Franco Cambi, Carmen Betti, Giuseppe Trebisacce, Tiziana Pironi e Fulvio De Giorgi, che ne è anche l'attuale presidente. Il centro, fin dalla sua fondazione, ha avuto l'obiettivo di promuovere, valorizzare e sviluppare la ricerca storico-educativa, di diffonderne le conoscenze e di favorire i rapporti tra i cultori di questo settore scientifico-disciplinare, sia attraverso uno specifico organo editoriale, lo ricordava il professor Pomante, oggi la rivista di storia dell'educazione, sia mantenendo vivo il dibattito metodologico e interpretativo attraverso seminari e convegni di studi. In tal senso non stupisce che gli incontri promossi dal CIRSE abbiano sempre goduto del supporto di un esperto e altamente qualificato comitato scientifico di riferimento che insieme ai singoli comitati organizzatori ha assicurato l'elevato profilo dei contributi presentati, fino ad oggi sono in totale circa 400, i quali sono poi confluiti in apposite monografie dedicate appunto agli atti dei vari convegni, curate dai più importanti studiosi del panorama pedagogico e storico-pedagogico nazionale. A partire soprattutto dagli anni 90, inoltre, il centro si è preoccupato formalmente di animare quel complesso e quanto mai necessario, direi anche articolato, processo di identificazione e autonomia della storia dell'educazione in Italia. Per tale ragione, i principali nodi concettuali degli studi storico-educativi sono costantemente richiamati sia nelle call for paper, sia proprio nei titoli dei convegni promossi dal CIRSE in questi ultimi 30 anni. Su questa scia, e con l'intento di fornire delle precise linee progettuali per il futuro della storia della pedagogia e dell'educazione della penisola, furono pertanto organizzati il primo congresso nazionale del 1995, tenutosi tra l'8 e l'11 novembre a Cassino, dedicato al tema La formazione del maestro in Italia, i cui atti furono curati da Giovanni Genovesi e Paolo Russo, e quello poi di Urbino dell'ottobre 1998, dal titolo Educazione e pedagogia in Italia nell'età della Guerra Fredda, 1948-1989, confluito in un volume curato da Enzo Catarsi, Nando Filograsso e Angela Giallungo. Il primo convegno nazionale degli anni 2000, Genitori e figli nell'età contemporanea, relazioni in rapida trasformazione, organizzato a Firenze nell'ottobre 2001, i cui atti sono stati curati da Franco Cambi, ancora una volta Enzo Catarsi, è stato invece dedicato a una questione più prettamente ampiamente pedagogica, ovvero a una di quelle relazioni considerate nodali nella vita di ciascun individuo, fondamentale tra l'altro per lo sviluppo psicologico e sociale delle persone. Il successivo convegno nazionale del 2004, la storiografia dell'educazione, metodi, fonti, modelli e contenuti, organizzato nuovamente a Cassino tra il 24 e il 27 novembre e confluito in un volume curato da Luciana Bellatalle e Paolo Russo, è tornato ad occuparsi in maniera decisamente prioritaria delle più importanti questioni storico-educative, cercando di promuovere un essenziale dialogo intorno a quegli aspetti cruciali ormai investiti da un sostanziale processo di riforma e aggiornamento. Un dibattito che per l'appunto si inseriva nel solco di una vera e propria esigenza di rivoluzione della storiografia educativa, la quale stava progressivamente cambiando sia il proprio profilo metodologico sia quello contenutistico.
Il 2007, invece, è stato l'anno in cui sono stati organizzati ben due incontri di rilevante valore scientifico a Firenze, ovvero Modernizzazione e Pedagogia in Italia, il Novecento, Culture, Istituzioni, Pratiche Educative, incentrato sulle principali riflessioni pedagogiche elaborate nel secolo precedente, i cui atti sono stati curati da Franco Cambi e Simonetta Olivieri, e l'altro sulle orme di Maurin, per una pedagogia in grande, che voleva proprio rappresentare un omaggio al lavoro di Edgar Maurin, alla sua pedagogia per un uomo planetario e alla sua capacità di impostazione di nuovi modelli educativi, tramite la promozione di saperi più dinamici, critici e soprattutto aperti. Un evento in cui fu posto al centro il concetto, tipico proprio della pedagogia di Maurin, di costruzione di saperi in continuo divenire e in forma aperta, che si amplia e si trasforma in virtù di azioni condivise. Sempre nel capoluogo toscano, nel 2009, è stata la volta del convegno 30 anni di ricerche sulla storia dell'infanzia, che si è proposto di compendiare e ripercorrere le fasi più salienti della metamorfosi subita dalla storiografia educativa dedicata all'infanzia, le cui riflessioni sono poi confluite in un dossier di studi sulla formazione, quindi questa volta è pubblicata in rivista. Mentre nel 2010, con l'appuntamento nazionale su Il 68, una rivoluzione culturale tra pedagogia e scuola, itinerari, modelli, frontiere, la società ha voluto proporre un significativo confronto sul 68, uno snodo, l'abbiamo detto anche prima, cruciale per l'avvio della rivoluzione educativa che investì l'intero sistema formativo italiano nel secolo scorso. Gli atti sono stati poi curati da Carmen Betti e da Franco Cambi. Il 2011 è stato nuovamente protagonista di una duplice offerta congressuale, rispettivamente la prima tenutasi a Cosenza in ottobre e intitolata I 150 anni dell'Italia Unita per un bilancio pedagogico, attinente a un importante anniversario storiografico appunto pedagogico, legato in maniera indissolubile anche alla formazione della coscienza identitaria italiana e confluito in un volume curato da Cambi e Trebisacce, mentre la seconda, organizzata ancora una volta a Firenze, è stata dedicata alle iconografie di infanzia, modelli, momenti, metamorfosi, i cui atti sono stati curati da Laura Vanni. Un approfondimento, questo, in merito all'ambito iconografico, che è risultato tra l'altro molto interessante non solo per l'analisi comparata delle rappresentazioni infantili, ma altresì da un punto di vista più specificatamente percettivo e concettuale relativo all'infanzia stessa. Okay. Grazie. La letteratura per l'infanzia è stata al centro del convegno organizzato il 19 aprile 2012 all'Università di Firenze con il patrocinio del Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa, della Società Italiana di Pedagogia e della Facoltà Fiorentina di Scienze della Formazione. La giornata di studi dal titolo Nei boschi narrativi della letteratura per l'infanzia, tra leggere e interpretare, ha rappresentato un importante spazio di riflessione storica e momento di approfondimento dello statuto disciplinare della letteratura per l'infanzia, territorio narrativo in cui confluiscono discipline diverse e insieme chiave interpretativa della condizione infantile e adolescenziale. Inoltre, in occasione del convegno, è stata organizzata la mostra Manuali di letteratura per l'infanzia del Novecento in Italia, allestita nella sede della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Firenze. Sempre nel 2012, poi, il CIRS ha organizzato l'8 e il 9 novembre a Lecce il Congresso Nazionale La Ricerca Storico-Educativa Oggi, un confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca, i cui atti sono usciti in due tomi curati da Rebecca Vallera. Il congresso ha rappresentato un'importante occasione per confrontarsi sullo stato dell'arte della ricerca storico-educativa e per presentare interessanti ricerche sui diversi filoni che rientrano nell'ambito della storia della pedagogia, dalla storia dell'educazione alla storia della scuola, dalla letteratura per l'infanzia all'educazione comparata e all'educazione speciale. In collaborazione con la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell'Università di Bologna, il 26 e il 27 febbraio 2016, il CIRS ha organizzato il convegno dal titolo Sguardi della storia, luoghi, figure, immaginario e teoria dell'educazione, in occasione del quale studiosi e studiose hanno avuto modo di discutere su temi quali le storie dei luoghi dell'educazione, le figure e le istituzioni nella storia legate all'educazione e alla formazione in Europa, la storia delle teorie educative, l'immaginario, la storia e l'educazione nella letteratura per l'infanzia.
infine, nel 2018, dal 19 novembre al 1 dicembre a Firenze, sono state numerose le relazioni presentate in occasione del convegno nazionale Autorità in crisi, scuola, famiglia, società, prima e dopo il 68, le quali sono poi confluite negli atti curati a Tiziana Pironi. Al centro dell'indagine, nuovamente il 68, una stagione di grandi mutamenti e che ha rappresentato anche un profondo spartiacque per la storia educativa d'Italia. Per quanto riguarda l'altra società italiana, la SIPSE, come già ha anticipato la professoressa Scienzi, essa nasce nel 2017 su iniziativa dei gruppi di ricerca Storia dell'Educazione attivi presso 12 sedi universitarie italiane e il suo obiettivo principale è quello di proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio storico educativo. La professoressa Scienzi nel suo intervento ha evidenziato la vocazione autenticamente internazionale della SIPSE, ritenendo molto rilevante il confronto a tutto campo con gli studi condotti sul patrimonio storico-educativo negli altri paesi. Un'importante occasione di dibattito e confronto con i colleghi stranieri è stata rappresentata sicuramente dal primo congresso nazionale della SIPSE, organizzato in Spagna, Palma de Mallorca, dal 20 al 23 novembre 2018, in concomitanza con la celebrazione delle ottave giornate scientifiche della Società Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo, l'omologa società scientifica spagnola, alla quale la società italiana è legata da solidi rapporti di collaborazione. Il convegno, la pratica educativa, storia, memoria e patrimonio, ha rappresentato l'opportunità di far misurare gli studiosi e le studiose italiane con gli studi condotti sul patrimonio storico-educativo in numerosi altri paesi e di avviare un confronto a tutto campo su metodologie, fonti, filoni di indagini, approcci storiografici, ampliando notevolmente le prospettive di ricerca e arricchendo il bagaglio di conoscenze in maniera reciproca. Al centro dell'incontro lo studio delle reali pratiche educative, poste in essere in passato, tanto all'interno quanto all'esterno delle istituzioni scolastiche, attraverso tipologie di fonti come le testimonianze orali, i diari e le memorie degli insegnanti, relazioni relative alle attività da loro svolte in classe e quaderni scolastici e ancora lavori degli alunni, sussidi e materiali didattici, tenendo in considerazione che fino a tempi recenti la ricostruzione storica di queste pratiche si è basata fondamentalmente su fonti amministrative e legislative o sulla manualistica e sulla saggistica pedagogica esponente le teorie educative che informavano tali pratiche. Gli atti del convegno sono stati pubblicati nel volume La pratica educativa, storia, memoria e patrimonio, curato da Anna Scienzi, Carmela Covato e Yuri Meda nel 2020. Un volume che cerca dunque di fare il punto sulle iniziative promosse nel nostro Paese sullo studio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-educativo e indagare le complesse dinamiche di interazione tra la storia delle istituzioni scolastiche e gli immaginari educativi elaborati dalle memorie individuali e condivisi poi da intere generazioni. Anche se il nostro progetto comprende un range di tempo fino al 2020, faccio riferimento anche agli altri congressi della SIPSE. Il secondo si è tenuto nel 2021 in modalità online, considerata l'emergenza da Covid-19, e questo convegno ha visto la partecipazione di storici dell'educazione, ma anche di dirigenti scolastici, docenti di scuole di ogni ordine e grado, rappresentanti di istituti storici e archivisti, i cui interventi sono stati poi pubblicati nel volume Il patrimonio storico-educativo come risorsa per il rinnovamento della didattica scolastica universitaria, esperienze e prospettive, curato da Anna Scienzi, Carmela Covato e Giuseppe Zago. Il convegno è stato articolato in tre sezioni tematiche, rispettivamente dedicate alle riflessioni teoriche intorno alle potenzialità offerte dal patrimonio storico-educativo nel campo del rinnovamento della didattica e alla presentazione di specifiche esperienze avviate rispettivamente a livello universitario e scolastico. L'obiettivo era quello di offrire una panoramica quanto più articolata possibile delle iniziative avviate a livello sia nazionale che internazionale. In questi mesi, infine, la società è impegnata nell'organizzazione del terzo congresso nazionale, dal titolo Il patrimonio storico-educativo come fonte per la Public History of Education, tra buone pratiche e nuove prospettive, si terrà a Milano il 14 e 15 dicembre, che muove dalla volontà di coniugare gli studi sul patrimonio storico-educativo, anima della missione della SIPSE, alla prospettiva della public history, che si sta progressivamente affermando negli studi storici della, dell'area europea.
L'obiettivo è quello di creare uno spazio di riflessione che consenta di presentare esperienze, progetti e stimolare discussioni per un approccio nuovo al patrimonio storico-educativo, in grado di coinvolgere pubblici diversi, non più esclusivamente legati solo al mondo accademico o scolastico. E approfittiamo di questa occasione per ricordare che i contributi possono essere inviati entro il 15 maggio e tutte le informazioni sono disponibili nel sito della SIPSE. Mi avvio ora alle conclusioni. I congressi dunque hanno rappresentato e rappresentano uno spazio proficuo e costruttivo che ha permesso di contribuire alla crescita della comunità accademica italiana in ambito storico-educativo, in quanto prezioso momento di confronto e dibattito. Alla luce del processo di profondo rinnovamento nel nostro settore, che ha visto una sempre maggiore attenzione verso nuove fonti di studio, è di fondamentale importanza organizzare iniziative che possano permettere di indagare sulle innovative linee di indagine, non solo per contribuire alla crescita della comunità italiana degli storici dell'educazione sul piano della ricerca, ma anche a livello di innovazione della didattica disciplinare e della cosiddetta terza missione delle università. Il confronto internazionale si è rivelato e continua pertanto a rivelarsi come un fattore oltremodo utile, se non addirittura indispensabile, all'interno della storiografia educativa, un settore che, così come l'intera area umanistica, si trova a dover rispettare standard sempre più rigorosi e a dover affrontare obiettivi ambiziosi, quali ad esempio quello di coltivare progetti editoriali e scientifici di collaborazione interdisciplinare internazionale tra diversi studiosi, finalizzati a innalzare i livelli qualitativi e il cosiddetto impact factor della produzione scientifica, nonché a favorire la creazione di una reale rete internazionale delle ricerche storico-educative, accomunate da metodologie, linguaggio, approccio e finalità, stabilite in maniera congiunta, alla quale indubbiamente contribuiscono i momenti di confronto e dibattito come i convegni. Grazie a tutte e tutte per l'attenzione. Grazie tanti, dottoressa Pacciaroni. Sì. E dottoressa Montechiani. Benissimo. Bene. Por la aportación de otro de las patas o de los vectores de las preocupaciones de investigación del proyecto Connecting History of Education, que son los congresos, los convenios. Porque yo creo, y esto es como una cosa que tendremos que debatir a nivel interno, pero también de comunidad científica, que no solo son espacios para hacer crecer la comunidad científica, sino que son momentos de encuentro absolutamente necesarios para la internacionalización y el debate. Digo esto porque estaba mirando a la profesora Sensi, porque las, no voy a decir desafortunadas, sino las experiencias que tuvimos durante el COVID con los congresos online, nos dimos cuenta que caparon o hicieron desaparecer lo más importante de los congresos. Como historiadores de educación tenemos las actas de los congresos que quedan escritas y como historiadores de educación tenemos los call for papers y podemos tener el número de asistentes, quiénes fueron los conferenciantes, pero yo creo que ese currículum oculto que hay realmente en los congresos, que es la trastienda, que es a lo que vamos a los congresos, que es para dialogar y encontrarnos con otros colegas, y la de multitud de proyectos y nuevos retos de colaboración que existen y que surgen de esos momentos informales, pero que son tan importantes, yo creo que incluso más que los congresos, de alguna manera, no sé cómo historiarlos, pero desde luego que es un papel importantísimo para entender la comunidad global de historia y educación. Para eso sirve acudir a la IRCHE, para eso sirve acudir a la SIPSE, al CIRSE, a la SEDE, a la SEPE. Yo creo que afortunadamente en los últimos años no hay un único espacio, que es la IRCHE, Ci vediamo in Budapest, sí, para encontrarnos, sino que yo creo que cada vez más los congresos nacionales de las sociedades científicas son internacionales. Es muy habitual los intercambios entre investigadores de historia y educación de Italia, de Portugal y de España, cada vez más también de América Latina, con la salvedad de las distancias, pero yo creo que esa apertura de dialogar con otros colegas de otros países y otras tradiciones, algunas compartidas, investigación y otras no, son lo que realmente enriquece los congresos
y que de alguna manera, para poder comprender esa identidad de quiénes somos, es absolutamente necesario y imprescindible poder historiar esos congresos. Bueno, muchas gracias, profesoras, doctoras. Finalmente, el doctor Jacobo Roda, que hace dos meses leyó en esta misma sala, defendió en esta misma sala su tesis doctoral. Tiene un contrato de formación del personal investigador de este proyecto, junto también el otro contrato de formación de personal investigador, Eric Fontova, que también nos acompaña en la sala, que nos viene a presentar algo que a los historiadores de la educación nos podría sonar a chino, que yo creo que cada vez nos suena más a español y a italiano, que creo que es como el gran reto que tenemos, no de cara a nuevas fuentes, sino a nuevos escenarios, ¿no? Todos sabemos lo que la inteligencia artificial, lo que las redes de comunicación, lo que las bases de datos están marcando y todas las puertas y horizontes que han abierto en la actualidad. Algunos hicimos nuestros trabajos de investigación y nuestras tesis doctorales con microfichas en archivos y con suerte ya pudimos hacer fotocopias. El hecho de que haya bases de datos y repositorios online y te permiten, y yo creo que abre muchas fuentes sobre las que el doctor Jacobo Roda de la Universidad de Valencia nos va a contar. Así que a continuación pues tiene la palabra Jacobo para hablar sobre hacia la historia de educación interconectada. Yo quería señalar lo de interconectada. Las bases de datos de Qumen, Journals y Meetings, que son uno de los múltiples resultados de nuestro proyecto Connecting History of Education y que están ligados al objetivo específico número 5, como Jacobo nos contará. Ya te he hecho la comunicación. Sí, ahora cuando quieras, paso. Jacobo, gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como bien ha dicho Andrés, el trabajo que voy a exponer forma parte del contenido de la tesis que he realizado estos dos últimos años y que defendí el pasado febrero, titulada La investigación bibliométrica en historia de la educación, situación actual, desarrollo de bases de datos específicas y propuestas desde la inteligencia artificial. Esta tesis fue dirigida por los doctores Hernández Huerta, Mengual y Payá. El contenido de la tesis es una pieza más del proyecto Connecting History of Education, redes internacionales, producción científica y difusión global, y responde directamente al objetivo general 4, que dice desarrollar herramientas para la investigación en red adaptadas a las exigencias y necesidades de la comunidad científica global de historiadores de la educación y las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC. Para este proceso de creación de herramientas para la investigación de la producción en historia de la educación eran necesarios unos pasos previos que fueron llevados a cabo por los miembros del equipo de investigación. Estos pasos se dividieron en dos grandes bloques. El primero de ellos consistió en un vaciado cuantitativo de publicaciones en los que se contabilizaron uno a uno datos como los tipos de artículos, si por ejemplo eran monográficos o eran estudios, los países que se estudiaron las investigaciones, la combinación de países, los idiomas utilizados, autores y autoras que estudiaron países distintos de los suyos, etc. El segundo gran bloque se centró en identificar de una manera cualitativa las temáticas y las épocas estudiadas en cada uno de los artículos. Las temáticas formaban parte dentro de una lista cerrada que venía dada en el diseño previo del proyecto y que incluía las categorías género y políticas de igualdad, inclusión y atención a la diversidad, influencias, transferencias y transnacionalización de la educación, innovación educativa, renovación pedagógica y movimientos sociales y educativos. Respecto a las épocas estudiadas, la clasificación se reducía a indicar el siglo o los siglos que se habían estudiado. El vaciado cuantitativo se reflejó en unas plantillas elaboradas en hojas de cálculo en Excel que seguro que traerán buenos recuerdos a los miembros del equipo de investigación
y donde se tuvieron que contabilizar uno a uno todos los datos que he comentado anteriormente. Sin embargo, el hecho de que estos datos estuvieran almacenados en hojas de cálculo independientes hacía muy difícil el poder realizar análisis globales que agruparan diferentes revistas. Una primera aproximación a este problema fue el generar nuevos Excels que incluyeran los datos de diferentes revistas, es decir, que se sumaran los valores que se habían almacenado en cada uno de los Excel para agruparlas. Sin embargo, podían haber diferentes criterios de agrupación, porque se podían agrupar, por ejemplo, tanto por país como por región, entendida una región como un conjunto de países. Y luego, por otra parte, le daba muy poca flexibilidad al flujo de trabajo, porque si en el futuro se añadían nuevos vaciados de revistas, se tenía que repetir todo el proceso de integración de nuevo. Es por esto que se optó por una solución diferente, que fue la creación de dos herramientas web llamadas Journals y Meetings. La primera, Journals, se centraba en el vaciado de las revistas, mientras que Meetings lo hacía con los datos vaciados de los congresos. Tanto Journals como Meetings son bases de datos online, programadas en un lenguaje informático llamado PHP, contra una base de datos de tipo MySQL, que replicaban la estructura que se había diseñado en las hojas de cálculo en Excel. La única diferencia, de hecho, entre las aplicaciones Journals y Meetings era el diseño de la base de datos, ya que en los congresos se habían recogido unos datos que en las revistas no y viceversa, lo que exigió dos bases de datos diferentes. Si el diseño de las bases de datos Journals y Meetings era una réplica de lo que había en los Excels, nos podíamos preguntar cuál era la utilidad de estas herramientas. La respuesta viene dada por el hecho de que se programó tanto Journals como Meetings para que sumaran los datos del vaciado de diferentes revistas, según unos criterios de agrupación que daban las investigadoras y los investigadores. Esto lo pongo como en un ejemplo. Estos criterios de búsqueda dinámicos se seleccionaban a través de estos buscadores que se pueden ver. El superior corresponde a Journals, mientras que el inferior es de Meetings. Como se puede observar, son exactamente iguales, con la salvedad que uno hace referencia a revistas, mientras que el otro lo hace respecto a congresos. El potencial de este buscador está en que las investigadoras y los investigadores podían seleccionar una región o un país concreto, y Journals o Meetings lo que hacía era la suma de todos los datos que se habían vaciado y que cumplieran el criterio de país o de región. Esto fue gracias a que, como cada Excel correspondía a una revista, teníamos los datos del país y la región en el que se editaba la revista, con lo cual las aplicaciones seleccionaban los datos correspondientes y los sumaban. Cabe destacar que se podía tener una visión global si se seleccionaba, como se puede observar, todas las regiones y todos los países. Y de la misma manera también se podían ver los datos específicos de una revista y los resultados serían exactamente iguales a los que se habían vaciado en las hojas de cálculo. El poder agrupar los datos por país o por región permitía tener una visión panorámica de estos datos cuantitativos vaciados. Por citar unos pocos ejemplos, se podía saber los países más estudiados en Europa continental, la combinación de países más estudiados en las revistas publicadas en España o los idiomas en los que se escribía con más frecuencia a nivel global. Respecto a este último ejemplo, para tener una visión mundial de todos los datos, como he dicho, los buscadores de Journals y Meetings podían mostrar por defecto la suma de todos los datos vaciados. Bien, pasando a la segunda parte del proceso, esta es la catalogación cualitativa, el enfoque fue radicalmente distinto. En este caso, todavía no se había comenzado el proceso de catalogación en ningún Excel, así que se optó por programar una herramienta ad hoc mediante la cual las investigadoras y los investigadores del equipo pudieran realizar la catalogación de una manera más cómoda y ágil. Es por esto que se diseñó eCumen, una base de datos online de historia de la educación. El nombre de la herramienta proviene etimológicamente del adjetivo ecuménico, que hace referencia a lo universal y que cubre todo el orbe, que junto con la H inicial forma las siglas habituales con las que se suele designar a la historia de la educación, es decir, HE. Al poder partir de un diseño desde cero, sin tener que adaptarnos a ningún diseño previo en hojas de cálculo o similar,
se pudo plantear una base de datos relacional, esto es, que enlaza unos datos con otros, de tal forma que se pudiera recoger indirectamente mucha más información de la que se había obtenido en la primera fase de vaciado cuantitativo. Para este efecto, en primer lugar, incorporamos a la base de datos de Cumen la información bibliográfica de los artículos publicados en 11 revistas de prestigio internacional de historia de la educación. En total fueron alrededor de 5.200 artículos incorporados. Este paso previo permitió que cuando el equipo realizara la catalogación de temáticas y épocas estudiadas, no fuera un mero conteo, como se había hecho antes, de por ejemplo el número de artículos que han estudiado el siglo XIX o el total de artículos que han estudiado género y políticas de igualdad, sino que estos datos quedaran vinculados a cada uno de los artículos de los que se habían extraído. Esto permitiría, a diferencia de lo que ocurría con journals y meetings, que se pudieran identificar exactamente los artículos que habían estudiado tal o cual género o tales siglos, lo que abría las puertas a que Cumen se convirtiera en un potente buscador, tal como expondré más adelante. Así pues, se desarrollaron una serie de módulos en Ecumen que permitían al equipo de trabajo que pudiera clasificar individualmente cada uno de los 5.200 artículos incorporados, según la categoría y las épocas estudiadas. El sistema permitía filtrar por revista, año, volumen, número o estado del artículo, por ejemplo, los no revisados todavía, lo que permitía repartir el trabajo de clasificación entre los miembros del equipo de una manera más eficaz. Con una interfaz sencilla, que se puede ver en estas imágenes, el equipo seleccionaba un artículo y marcaba las temáticas y las épocas estudiadas en base a los datos de título, resumen, palabras clave o eventualmente accediendo al artículo completo si no había bastante información. Como os podéis imaginar y como lo habéis sufrido, el proceso de catalogación de artículos es muy costoso cuando hablamos de unas cifras de producción tan elevadas. Esta dificultad hizo que nos planteáramos el explorar otras soluciones para la clasificación de futuros artículos, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial. Un sistema de inteligencia artificial es un programa informático al que se le suministran unos datos de entrada junto con la salida que esperamos que obtenga. En el caso que nos ocupa, los datos de entrada son el título, resumen y palabras clave, y la salida que esperamos que obtenga sería la temática del artículo, que es la que ha sido clasificada previamente por el equipo, manualmente. El sistema de inteligencia artificial, a través de unos pasos determinados, llamado un algoritmo, aprende, entre comillas, aprende a reconocer las temáticas en función de estos datos de entrada. Este proceso se llama entrenamiento y para que sea efectivo hay que suministrar al sistema un número de muestras muy elevado. El prototipo con el que estamos trabajando en Ecumen y para que el entrenamiento en el que se basa la información de clasificación realizado, se ha conseguido una eficacia de clasificación del 70% de media en identificación de las categorías. Esperamos además mejorar esta cifra porque la cantidad de muestras que se ha suministrado hasta ahora para el entrenamiento era muy baja. El objetivo de este prototipo dentro de Cumen es que la catalogación de los nuevos artículos que se vayan incorporando al sistema sea lo más automática o al menos semiautomática. En este caso, por ejemplo, una ayuda semiautomática sería que el sistema, la inteligencia artificial, realizara una catalogación previa que posteriormente fuera supervisada por una persona para detectar ese porcentaje de error. Bien, con todos estos datos incorporados y clasificados en Ecumen, el siguiente paso consistía en desarrollar una serie de módulos que permitieran analizar al equipo de Connecting History of Education los datos obtenidos. Estos datos, que se podían filtrar según temática, región, país o revista, se mostraban a través de tablas de datos y de gráficos. Lo más destacable, tanto de las tablas de datos como de los gráficos, es que relacionan información bibliográfica, que se puede encontrar en otras bases de datos generalistas, pero en este caso la relacionamos con esta capa de información cualitativa que hemos generado en el proceso de catalogación, lo que es algo totalmente novedoso dentro del campo.
A modo de algunos ejemplos de esto que acabo de comentar y extraídos directamente de Cumen, en el gráfico que podéis observar se puede identificar la evolución en cuanto al número de artículos publicados sobre género e igualdad por revista, desglosados por revista y a lo largo de los años. En esta otra figura se puede ver los siglos que más han sido estudiados en los artículos aparecidos en una revista concreta, es el caso de History of Education. Y en este último ejemplo se pueden analizar las temáticas más estudiadas en los artículos publicados en las revistas de los países mediterráneos. Estos son solo unos pocos ejemplos de los tipos de análisis que se pueden realizar en Ecumen, donde la clave está en la combinación de datos bibliográficos genéricos de los artículos junto con esta capa de datos cualitativos que hemos estado catalogando dentro del proyecto. Bien, para finalizar, simplemente quisiera mencionar cuál es el siguiente paso en el desarrollo de Cumen y en el cual hemos empezado a trabajar hace poco y que consiste en programar una parte pública y ponerla a disposición de la comunidad internacional de investigadoras e investigadores en historia de la educación. Todo lo que se ha mostrado hasta ahora tenía un acceso restringido solo al equipo de trabajo, pero el objetivo último es hacer pública toda esta información y las herramientas desarrolladas. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo adicional, ya que se tienen que diseñar interfaces que a la vez sean sencillas, pero que tengan la potencia requerida para explotar todo el potencial que hay contenido en la base de datos de Cumen. A este respecto, en la imagen de la izquierda podéis ver un prototipo de lo que sería el buscador público de Cumen. Como podéis ver, es un buscador multinivel, de forma que permite combinar de una manera, pensamos que sencilla y a la vez potente, todos los datos, tanto los bibliográficos como cualitativos, con los que cuenta Cumen. Los resultados de estas búsquedas se mostrarán en tablas de datos y adicionalmente algunos de estos datos podrán ser representados gráficamente, como podéis ver en las dos imágenes de la derecha, que serían los resultados de la búsqueda. Por ejemplificar este buscador multinivel, en la imagen de la izquierda se está realizando una búsqueda de la palabra clave grammar dentro de los títulos, resúmenes o palabras clave de los artículos, y además fijaos que hay unos operadores booleanos, AND, OR, que permiten engarzar la búsqueda. Además de que la palabra clave sea grammar, busca que los artículos sean de la temática innovación educativa y renovación pedagógica o de los movimientos sociales y educativos, que además los artículos hayan sido publicados entre 2006 y 2013 y que los periodos estudiados hayan sido los siglos XVIII y XIX. Estas líneas son dinámicas y se pueden crear y borrar en función de la búsqueda, lógicamente, que quiera realizar cada investigador. Bien, a modo de conclusión, esta futura parte pública de Cumen permitirá a la comunidad científica cuatro aspectos. El primero sería llevar a cabo complejas búsquedas multinivel en los artículos indexados sobre la combinación de datos bibliográficos genéricos y los específicos de historia de la educación, las temáticas y las épocas estudiadas, en poco tiempo, lo que puede aportar unas ventajas técnicas, ya que se puede aumentar la complejidad de búsquedas y el ahorro de tiempo a la hora de buscar la información. El segundo punto sería que permitiera ofrecer una visión panorámica de las publicaciones en el campo, lo que aporta una serie de ventajas de comprensión y análisis holístico. El tercer punto sería el detectar las áreas más y menos estudiadas a lo largo de los años, que implica unas ventajas de análisis temático. Y el cuarto punto, Cumen facilitaría que la comunidad de investigadoras e investigadores se mantenga al día con las nuevas publicaciones en el campo de la historia de la educación, ya que estas se centralizarían en un único punto, lo que aporta una serie de ventajas de actualización y novedad. Todo esto convertirá a Cumen en una herramienta con amplias posibilidades para la comunidad científica. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Jacobo, y yo creo que se ha puesto en relevancia el arduo trabajo de los investigadores a la hora de hacer ese vaciado cuantitativo. Bromeaba con las hojas de Excel de Fausto, recuerdo, yo creo. Y cómo esta base de datos, yo creo que, y estamos en ello, puede poner al servicio, al alcance de la comunidad de historias de educación, búsquedas mucho más sencillas, mucho más concretas, mucho más identificadas y con las especificidades del área de historia de educación. En Exeter, en el pasado noviembre, en el Congreso de la History of Education Society de UK, presentamos algunas pequeñas posibilidades de que esto podía tener. En el mes de febrero, Jacobo defendió su tesis doctoral. Recientemente hemos publicado el primer artículo en Historia Social de la Educación, sí, en el que ya se plantean algunas de las directrices, pero ha sido hoy cuando hemos públicamente, ¿no?, empezado a poner pues a disposición, estamos trabajando en ello, como decían, ¿no?, esta investigación, y si todo va bien, en Milán, en diciembre, pues también traeremos esto, que pues en el próximo año, conforme vayan avanzando, pondremos a disposición de los investigadores. Por mi parte, agradecer a Jacobo su aportación, y como no tuvimos una ponencia, hemos ido como muy bien y todos hemos sido muy disciplinados en el uso del tiempo. Yo no quiero tampoco ser muy redundante, pero establecer una pequeñísima, más que conclusión, recordatorio de lo que hemos realizado esta intensa mañana, ahora tomaremos café, de trabajo, yo creo que así lo es. Estoy seguro que es muy productiva y la jornada de trabajo que tendremos esta tarde así lo será, sobre todas las reflexiones que hemos hecho, que en parte son algunas de las dimensiones, de las muchas dimensiones que el proyecto ambicioso internacional y que esperemos pueda tener algún día continuidad de Connecting History of Education tiene, ¿no? La reflexión que hemos hecho sobre sociedades científicas centradas en Italia, pero con reflexiones que pueden valer para otros muchos países, que nos ha hecho la profesora Sensi. Tres podían ser otros, pero fueron tres los nuevos horizontes y las líneas de investigación que en la historia de educación en Italia, ya decía yo que dos son sus totalmente compartidos también con España y con otros países en la historia de educación, que nos ha hecho el profesor Roberto Sani. Reflexionar fue el origen de Connecting, y es, yo creo, que un eje vertebrador, porque en función de lo que producimos, donde lo publicamos, también nos marca mucho nuestros intereses de investigación, y yo creo que estar tomando el pulso a lo que estamos publicando y dónde lo estamos publicando es muy importante, que ha sido sobre las reflexiones de las revistas italianas que nos ha hecho el profesor Luigi Aurelio Pomante, en especial el rol central y pionero que ha tenido ECLE en todo este proceso en Italia, pero también en el escenario internacional. Las profesoras doctoras Pacciaroni y Montechiani, ya los voy diciendo bien, sobre estos 30 años de congresos en el CIRSE y en el CIPSE, que, como decíamos, pues son un estado no solo de los temas de interés que congregan a investigadores, sino son el espacio y la red científica, como dice el artículo del libro Connecting History of Education, redes globales de comunicación y colaboración científica, las sociedades científicas, las revistas y los congresos son, yo creo, que los tres espacios en los que no solo trabajamos, sino que interactuamos y compartimos y sometemos a debate, que esa es un poco la importancia de nuestras ciencias sociales y jurídicas no positivas, que son nuestras investigaciones y el confronto, el diálogo con nuestros compañeros. Y finalmente, yo creo que algo pues que estoy convencidísimo por los tiempos que correrán y que corren, de la necesidad de una historia de educación interconectada con los usos de las bases de datos, de los artículos online, como puedan ser no solo Ecumen, que nos ha presentado el doctor Jacobo Roda, sino también journals y meetings,
que serán otras dos de las investigaciones, que en breve en la web de connectinghistoryofeducation.com, que se va a someter también a una renovación para incorporar estas herramientas a disposición del público y en la cual pues les animamos a seguir todas las novedades, todos los congresos en los que estamos presentes, las publicaciones, las monografías, las editoriales de las revistas. Simplemente agradecer una vez más a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación por la cesión de los espacios para este seminario, al Departamento de Educación, Comparación y Educación de la Universidad de Valencia por la cofinanciación de esta jornada, por supuesto al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, que es quien financia el proyecto Connecting History Education International Networks Scientific Production and Global Dissemination, en el que todavía nos queda un año de muy intenso trabajo, y sobre todo a los asistentes aquí presencialmente a la Facultad de Filosofía y Educación, como online por YouTube. Así que yo creo que sin otro particular podemos dar por concluidos y cerrado este seminario. Agradecer una vez más la participación de todos y nos vemos en próximos eventos. Muchas gracias.